sono salvato. Se mi state guardando, chiedete scusa. Adal! Non è possibile. Non so come li ho persi. Ho trovato soltanto dei triangoli con gli occhi. Ovunque. E oltre ai triangoli c'erano delle lucertole che parlavano con la mia stessa voce. Oddio! Non mi lasceranno più in pace, non riuscivo a capire niente! Niente! Scusi, torni indietro, per favore! No, la fattura l'ho già lasciata! Mi lasci in pace! Ha dimenticato questo? Poi non tornasse indietro a chiedere più tardi? Lo tenga lei il libro! Lo tenga lei! L'ha compilato il modulo F-76B! No! Che sta scappando, deve riprendere il canale! No, mi hanno detto che dovrebbe compilare il modulo prima di andare via. Io mi sparo! Non so con cosa, ma mi sparo! Ecco, via. L'ho aperto il portale! Bravo! C'entro io! Ecco, l'ha preso! Tutto ok? No, doveva tornare indietro, non mandarlo via il portale! Ho aperto il portale! E quello che state ascoltando è Fumble! Il podcast di giochi di ruolo. E dove sarà finito Fizzo? In Italia. Esatto. Ringraziate l'alcol e la mia fervida fantasia. Esatto. In Italia. E io ho avuto tanta paura. Fervida in Italia dall'Agenzia delle Entrate o No, per favore. In Italia. In italiano, facciamo così, in italiano. In italiano. Che già vedo abbastanza dolore dipinto sulla tua faccia, Gianni, per la consapevolezza profonda di dove sei finito. Non vorrei che ci mettessi un ubriaco tra le Claudio, mi sembra. No, lui è che è condizionato, semplicemente. Anche io sono sempre ubriaco come Wim, quindi giusto. Parto da un livello più alto. Non sono abituato, sì. Fumble è il podcast di giochi di ruolo di QWERTY. Ci trovate sia su fumblegdr.it che su QWERTY.it e su entrambi i siti potete fare delle cose interessanti. Su FumbleGDR potete andare a vedere le miniature. L'esercito di miniature, la moltitudine di miniature. Le 200 miniature che ho fatto. 240 l'altro ieri, cazzo. Okay. Ma poi sono entrate le icone, che già sono 13 solo quelle. È un hobbit. Le miniature di tutto il cast di Fumble, di tutte e quattro le stagioni di Fumble, PG e PNG. Via, tutto. Così, per non limitarci a nulla. L'altra cosa che potete fare è andare sullo shop fumblegdr.it/shop. Potete comprare le nostre magliette o i nostri gadget, ma potete anche comprare il manuale di Urban Heroes usando il codice Fumble Now. Urban Heroes, di cui presto testeremo il gioco in scatola. Non di Urban Heroes direttamente, ma degli stessi che hanno fatto Urban Heroes. Andiamo a testare Dungeon Digger a com'è quel gioco. Per cui aspettatevi per fine aprile la puntata speciale Dungeon Digger Kickstarter. Dungeon Digger, Fumble Now, quella cosa di che dice. Dungeon Digger lo trovate già su Kickstarter, potete già pledgiare dei soldi. Più ne pledgiate, più è probabile che Manto faccia le miniature di Dungeon Digger invece che di Fumble GDR. Vero. Quindi andate a dare dei soldi non solo per Manto, ma anche perché Dungeon Digger è un gioco bellissimo che io ho giocato e voi no, ma io lo giocherò presto, e ad aprile vi mostreranno in realtà, perché io non ci sarò, quanto è bello. Considerate che se fate lavorare Manto a fare le miniature di Dungeon Digger, lo tenete lontano non le tenete lontano dall'alcol, è una bugia. Lo tenete lontano da tutto ciò che l'alcol di norma causa. Esatto. In Manto, ok? Quindi l'alcol rimane, ma lui non è pericoloso per il prossimo. Non distrugge universi. Esatto. Ne rovina campagna, finale di campagna. Ma siamo online? Per quanto in realtà mi sia piaciuta la fine. No, siamo offline, ma stiamo parlando è per già l'undicesima. La grazia del cazzo. È già l'undicesima? Stiamo già parlando tra noi, pensavo. Che puntata è? La 200 spicci? La 206? Dai, te l'ho servita. 7? Te l'ho servita, Roberto. Di già? Perché? L'ha già detto lui 20 secondi fa. No. Devo essere io il primo, sennò non vale. Sì, lui ha detto di già. Vedi che non ascolti il tuo master. Non ascolto il mio master. Fai da solo, non ascolti il tuo master. Gioco per i casini, è un anismo il mio. L'ultima cosa che potete fare è andare su QWERTY.it/associati, diventare soci di QWERTY o donare i soldi che potete donare o che volete donare in ogni caso a QWERTY. E anche se non volete donarli, donateli. Sì, giustamente, anche perché... Non fatevi convincere da voi stessi, siete più forti di così. Ci facciamo è Pasqua, fate un regalo a QWERTY. Esatto.
se il vostro, se, se la vostra mente dice no, non ascoltatela. Se il vostro portafoglio dice no, non ascoltatelo lo stesso. In ogni caso, noi ci facciamo un sacco di belle cose. Con e comunque, d'altra parte, per essere Pasqua si festeggia il miglior uso di contingenza della storia. E quindi... ci ho messo un attimo a mettersi in pezzi. È un momento importante per tutti i giocatori di ruolo. Buon Zombie Jesus Day, tutte quelle cose. Esatto, esatto. Io volevo ringraziare... ero molto serio però, e non si scherza sulla religione. No, noi, figurati. Volevo ringraziare i ragazzi di Dungeons and Tycoons, o Tycoons and Dragons, non ricordo mai quale dei due sia giusto. Tycoons and Dragons. Tycoons and Dragons, che stanno giocando a Clotes e hanno fatto il video... Scappate, salvatevi finché siete in tempo! Bravi! Fuggite, sciocchi! Vi è già venuta a prendere la polizia una volta a casa. Esatto. Figuratevi cosa può succedere. Mai a casa, cioè nel senso li hanno blindati direttamente. Ah, è vero, sì, è vero. Aperto. Esatto. Quindi... ve lo meritate. Se lo meritano, esatto. Stasera invece noi non giochiamo a Clotes, ma continuiamo tredicesima era. Ah, davvero? Davvero. Davvero. Però voi giocate a Clotes. Il nuovo giocatore di Fumble. Oh, che bellezza. Il buon Gianni. Esatto. In questo momento siamo alla lineup completa, ne è vero? Sì, comunque nel viaggio, visto che eravamo in viaggio seguendo un sentiero. Ah sì, giusto. Per chi si ricorda. Io sì. Vorrei solo far notare che durante il sentiero sì. E anche nella compagnia del nostro amico Orco, io sono un po' a disagio, anche perché voi due sapete bene che noi eravamo il gruppo dei belli. Ah, è vero. Tu che quanto carisma hai? 13. Non è brutto. Già. Non è brutto perché è orco, è brutto perché è brutto. Cioè, è brutto perché non è bello in realtà, perché esatto. Carisma 13 non sei brutto. Esatto. No, non è brutto perché in realtà sei anche caruccio. Non è brutto perché è un orco, è brutto perché non è bello. Cazzo, è vero. È anche un po' la sua anima. È più bello di mio clan, eh. È perché è estinto. Vinto premi. È anche più forte del suo clan. Sì, è anche però, quello con il membro no. Più con l'ascia più lunga del suo clan. Con l'ascia con la lancia più lunga del suo clan. Peraltro, i contest di bellezza del suo no, clan funzionano clan così. Quello che rimane vivo alla fine è più bello. Quindi diciamo che a 60 gradi? È un ottimo modo per decidere chi è il più bello. Beh, se Miss Italia funzionasse così andrebbe benissimo. Gli ascolti sarebbero alle stelle. Detto questo, alla fine resta sempre uno più bello. Esatto. Affogliarmi con una bottiglia. Io non ho ascoltato quello che stavate dicendo perché stavamo cazzeggiando io e Gianni. E, quindi... e il mondo non dovrà sapere. A meno che qualcuno non si ascolti in podcast. È ma così c'è un. C'è, aspetta, questo è tuo se vuoi. No, aspetta, questo. No, ma volevo annegarmi. È diverso. Ok. Io invece non me ne sono accorto di questo tuo disagio perché sto pensando, ah che bello, Nicandro la spada, però la spada, e sto facendo i miei ragionamenti. Si vedranno poi le conclusioni dei miei ragionamenti alla fine di questa giornata. Comunque, eravamo per strada. Io sono annoiatissimo perché non ci sono nani. Sì, ma questo lo sto raccontando io da cavallo. Ah, scusa. Mentre scrivo, dico, quindi eravamo per strada, diretti verso il villaggio nanico che sembrava pronto ad accoglierci. Oltre al villaggio nanico. Sto scrivendo, facendo riassunto. Ah, non l'ho capito. Pronto ad accoglierci, quando il nostro nuovo compagno, acquisito in circostanze abbastanza sospette e secondo me neanche con chiare e lecite legalità, seppur il sigillo era corretto, questo scritto nelle note, purtroppo a quanto pare il nostro amico no, è difficile da trattenere. Il suo odio per i nani non si sa da dove arrivi, il suo clan è estinto, quindi continua a dire e affermare di essere il migliore in tante cose del suo clan, cosa appunto difficile, non difficile in quanto è l'ultimo. Questa è una buona osservazione. E ci stavamo incamminando lungo il sentiero indicato dai nani, dove avremmo trovato sicuramente Kane. Dov'è che stiamo andando? A cercare la collina. Dovevamo andare non mi ricordo. Aspetta. Pronti ad affrontare la collina? La collina. No, aspetta. Adesso ero distratto, stavo parlando una con volta Chris. C'era cioè, dire, stavo un pensando. Grande amico che si chiamava La Montagna. Non ci sei. Adesso c'è. Ah, così? Adesso sì. No, La Montagna è un'altra cosa. Parlavo della collina. Fizz! C'è? Come che c'è? Non c'eri, adesso ci sei. Cosa significa? Dove eri? Sai che siamo tornati nel passato? È colpa tua. È il merito tuo. Ti passo il riassunto dopo. No, ma quella collina è importante in questo allora, momento. Ne potrebbe andare. Ciao. Dove dobbiamo andare? Stavamo andando a cercare... Kane, lo prego. No, è un momento indispensabile. No, stavamo andando a cercare Fizz. No, io ecco. Stavamo andando al villaggio di Halfling per cercare Fizz. Giusto, al villaggio di Halfling. Ora poi, il villaggio di Halfling, solo Halfling. No, nani.
Gli halfling non sono nani! E mentre eravamo piccoli, pronti a mettere l'acciaio e il coraggio per affrontare qualsiasi pericolo ci sarebbe stato al villaggio degli halfling per trovare Fizzy, il nostro caro amico. L'acciaio. I nani sono halfling divenuti obesi. Il coraggio. No, no, non è vero. Non riesco. Non è vero, perché altrimenti ti fa mangiare e poi ti apre la testa. Non funziona così. Quindi, nano. No, 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 no! Finché non diventi obeso non sei nano! Tu che sei uno che legge, è anche sì, abbastanza stratega. Visto che non è che posso dire che Fizz è apparso dal nulla sul cavallo, non sei tipo banditi a questo punto della storia? Beh, banditi... No, non sarebbe sparito. Ah. No, non sono stato bandito, me ne sono andato! Ci puoi dire dove sei stato? Magari da qualche aggancio? No! Narrativo di qualche genere? Sì. Come no? Sappiate che inizia a fare parecchio caldo, non ve ne siete svegliato di sbronza. Ma fa caldo qua, oh! Probabile, sì. Non ve ne siete resi conto prima nella foga del combattimento, però ci sono 34 gradi. È estate, il sole è alto. Ah, ma allora io sto benissimo a 34 gradi, anzi metto la sciarpina. La Madonna. Il sentiero è completamente... Ma perché è hipster, non però. Ah, ok. Il sentiero è completamente privo di vegetazione? Cioè, no, 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 è... verde da bassa pianura. È una bella campagna. Non hai mai avuto un collega o un amico che con 40 gradi si mette la sciarpina? Sì, ma no, non hai caldo. Io sì, un sacco. Hai sì, fa caldo, ma sì, neanche così tanto in realtà. Come sai, qua il collo va protetto perché la voce. L'armatura. Io sono un po' onestamente. No, no, hai ragione, fa caldo. Dove sei stato? Io sono in realtà con dei Bermuda. Oh no, Lulu! dove sei stato? Scusa, ho coperto. Non ho sentito cosa hai detto tu. No, in realtà gli hai dato enfasi, mi piaceva. Ah, figo! Dove sei stato? Dai, ero con voi, però non ero con voi. No, esatto. No, dalla parte nostra non eri con noi. Ma io vi ho visti, vi chiamavo, non mi ascoltavate, era pieno di lucertole. Lucertole. Quindi e triangolo! Quindi conosci lui. No, ma cosa ti ricordi l'ultima volta che ci hai visto? Buona lucertola. Ma io vi ho continuato a vedere, eravate voi che non vedevate me. Sì, ma da un momento all'altro non ti vedevamo più. Quindi tu hai visto... Sì. Tu ci parlavi, non ti sentivamo? Sì. Fizz, sarebbe il caso di fare le presentazioni con il collega. Ah, ma io un'orrenda maledizione si era battuta su Fizz. Questo è un buon aggancio narrativo. Lui è l'orcazzo. L'orcazzo, sì. Lui è l'orcazzo. Puoi dirlo nel bicchiere se vuoi. Scusate. Secondo c'è. No, perché tu sei il dio del tuo clan. Quindi no, non sei l'orcazzo. Non ancora. Scusate, gli spritz. Ha una possanza nell'asta. Nell'acqua. Okay. Vedi a dire stronzate. Arrivo. Sia chiaro che io sono contrario. Tain. Sono contrario a riferirsi al nostro amico orco come orcazzo. Qui lo dico. Ah, giusto, tu segui la dizione antica. No. Arcazzo. E se avete bisogno in un qualsiasi futuro di un qualsiasi tipo di aiuto o medico di ispirazione, questo aiuto verrà negato, detto in questo momento, quindi è regola, verrà negato a chiunque si riferisca al nostro amico in questo, in tal maniera. Però scusami, non ci sono testi a partire da ora. Ma nel senso che se lo dico adesso per sempre mi verrà negato o nella... No, quando ne avrai bisogno ti verrà negato. E poi si ricarica, diciamo. Cosa se è un più? La reticenza peggiora l'offesa. Ah. Un orco dalle grandi doti. Io mi ricordo, non mi sto riferendo a lui, sia chiaro, glielo sto spiegando. Testi antichi è un brutto termine. Nel momento in non cui mi piace. Ci si doveva cercare di appellare all'aiuto di un orco, ci si doveva attaccare all'orcazzo. Ed era importante attaccarsi all'orcazzo per riuscire. O attaccare l'orcazzo. Gli faccio un danno psichico. Qualora non fai col bene. Fai bene. Lo subisco. Ti fa male un po' la testa. Vedi, faccio così sulla faccia. È come uno schiaffo. Ah no, è un'emicrania lancinante per un istante. Volevo dire, è come quella gelato, no? Esatto. È
niente, è un argomento discusso dei tempi che furono. Ma Fitz, forse io ho capito, ma peggio orcazza. Se non te l'aspetti, sì, soprattutto se ti offre la sua lancia. Ma Fitz, sposto un po' con il cavallo. Broxnar, il caldo ti dà la testa. Sì, probabilmente, ma poi ci sono anche altre cose. Ah, peraltro, chiamami Nicandro adesso in poi, sono... poi ne parleremo. Ma lui ha cambiato nome. Sì. Dove lo trovo? Dove... No, non lo chiamano in quel senso. Quando ti riferisci a me, quando ti riferisci a lui, orcazzo, come vuoi, quando ti riferisci a me, invece, Nicandro. Sei sicuro? Sì. Nicandro. Nicandro. In lontananza vedete quel villaggio Halfling di cui vi hanno parlato i nani e verso cui vi stavate recando. Allora, ci saremmo dovuti dirigere lì per chiedere di te. Ora non è più necessario, ma potremmo andare lì lo stesso, perché da qualche parte si deve pur partire. Tu hai sentito tutto quello che dovevi, quello che abbiamo detto, quello che abbiamo... Quindi sai che stiamo andando a uccidere il nano nanoso e stiamo... Sì? Bene, sei allineato, fantastico. No, no, ho capito bene perché, ma sì. Noi siamo tornati nel passato a causa tua, o meglio, non a causa tua, ma usando il tuo potere, se ho capito bene. Quale? Per il... sei il dio del tempo. Atmosferico? No, il dio... O meglio, anche perché lanci i fulmini, forse, quindi, ma... Noi adesso va in villaggio tutti come lui? Sì. Che culo, lo so. Allora... Stai cominciando a pensare che uccidere nani non è la tua missione di vita? Grigia, accademia, uguale sopportazione. Sviluppo, sopportazione. Io poter stare fuori in villaggio da solo... Vuoi un paio di bermuda? Ti vedo accaldato. Ti entrano in mezza gamba. I tuoi bermuda. Sulle dita. Sulle dita, sull'alluce e il billice. Sta più fresco. Come si chiama secondo i tuoi piedi? Alluce, billice, scillice, dillice, ellice, no? Caridi. No. Per me, se il primo è l'alluce, il secondo è il billice, il terzo è il cillice, giustamente. No, quello era un incantesimo diverso. Stavo dicendo che tu puoi stare fuori, ma non so se ti conviene, perché la noia e il fastidio sono due cose che devi valutare. Ma guarda che gli Halfling generalmente sono persone socievoli, sono persone soprattutto. Io teme socievole. A differenza degli Elfi. Io teme socievole. Ma se tu capisci che non vuoi rottura di scatole, non ti rompono le scatole. Lui è fidato. È pazzo, ma è fidato. Di chi mi fido? Non di elfo. Mai. E di nano soprattutto. Nano dicevamo. Morto. Quindi non bisogna fidare. Giusto, hai ragione. Ci andiamo? Dai, andiamo. E se poi eventualmente esci. Ti va? Esci. Andare. Non devi mica pagare la consumazione? Come ogni villaggio elfico. Mi sono allontanato un secondo, ho sentito quasi tipo dei canti sacri provenire in lontananza da oltre la collina. È qualcosa di simile, sì. Più o meno. Sicuro, una voce tonante. Bere, hai voglia? No, bere acqua, no, bere quello che tu pensa. Anche acqua? No, sì, lui intendeva solo acqua, perché se l'acqua è mista all'alcol non funziona. Si chiama spritz? Che è il cognome di Fitz. Che è un parente di Fitz. Ed è cugino. E qua si spiegano molte cose. Detto questo, ci fai tu da... Anfitrione? Anfitrione. Anfitrione. Vieni con me, no? Al villaggio? Cosa vediamo? Io non so se vorrei portare al villaggio di nani magri il nostro amico. No, sono Halfling, non sono nani magri. Gli Halfling non sono nani magri. Sì, i nani è chiaro sono anche nani. Per lui? Glielo sto chiarendo. Ci sono nani magri e nani ma non dovremmo in questo momento in realtà chiarire il fatto che non si uccidono i nani così? Brad, tu che dire? Halfling nano o no nano? Nel prossimo villaggio i nani non è un problema. E se troviamo due nani lì? Brad dice Halfling no nano, io non uccideva. Molto anzi, bene, fantastico. La bambolina è proprio a braccia incrociate, un po' anche scazzata. Benissimo. Quindi interrompere discussione cretina e andare villaggio. La bambolina parla spesso con altri oltre che con te o solo con te? Come funziona la cosa bambolina? Come si chiama lui? Krogan, lui campione di Orcamenia. Orcamenia? No, piccolo ma caratteristico, cioè possente. No, lui. E immagino che sia la bambolina più grande del tuo clan. Anche perché piccolo.
E anche la più forte. Prossimo che sfotte, prossimo che uccide. Beh, io volevo capire semplicemente come funziona. Ti sfiderei a provarlo. Ma perché dobbiamo... Siamo colleghi, su via. Ma c'hai la pelle verde? No, abbronzato male. Ha del senso dell'umorismo però. Altrimenti si era già sparato un colpo in te. Non c'è sparato. Non ti preoccupare, amico, e gli do una pacca sulla spalla. Dai, non ho tuo amico. Mi sa che un po' sì, però. Col tempo prima o poi succederà. È un'altra magia. Ma non lo sai. Comunque, quando entriamo dobbiamo toglierci le scarpe. Allora, facile, io no, avere. È facile, in effetti sì. Io non mi tolgo le scarpe. Perché devono toglierci le scarpe? C'è lo zerbino all'ingresso del villaggio. Che è fatto per pulirsi le cazzo di scarpe. Ha un uso diverso nei villaggi nanici. Sì, è per pulirsi i calli. Nanici. Elfici. Non, io non metto le scarpe. Beh, è poco carino perché con le scarpe sei più alto già di quanto sei alto. Sto in armatura completa senza le scarpe. È irrispettoso stare troppo in alto rispetto a un altro. Ma è irrispettoso per me stesso stare in armatura completa senza le scarpe. Piuttosto mi tolgo tutta l'armatura. Beh, visto il pennacchio che hai, sì, forse sarebbe il caso. Con i pennacchi e con le armi. Vabbè, mi salgo l'armatura. Come ogni villaggio halfling, comunque, questo sicuramente sarà gestito da un'unica famiglia. Uma. Che ha le mani in pasta in tutto quello che succede. In genere non sono dei villaggi molto grossi e non rimangono neanche nello stesso posto troppo a lungo rispetto ai villaggi normali di umani, nani, elfi. Quello che vedete in lontananza sembra un villaggio, per i tuoi standard di halfling, abbastanza ricco. Per i nostri standard di umani? Una catapecchia. Ah, ok. Ma ti sembra... Uè, muto orco, cazzo vuoi? Ti sembra stranamente... qui peggio di razzia. Ti sembra stranamente tranquillo. Sì. Sai che i villaggi halfing comunque è sempre una cacciaronata di gente che urla, gente che cerca di vendersi qualcosa. Come bello, voglio... E invece ti sembra che sia particolarmente silenzioso. Non che non ci sia nessuno, che però sia troppo silenzioso rispetto al tipico villaggio halfling. Per me... e qua annuncio il tiro prima di farlo perché Roberto me l'ha fatto notare giustamente. Voglio fare un tiro di al solito inquisitore più saggezza per capire se è perché sono dei nani più morigerati, degli elfi, scusami, lo so, è come i cristalli coralli, siate indulgenti. L'unica cosa è che i cristalli coralli si somigliano in termini letterali. Termini fisici. Smettila, andiamo avanti. Suonano simili, invece halfling e nani sono allitterati, non lo so. Niente, voglio provare a tirare per capire se è perché, come per il villaggio dei nani, sono più morigerati e sulla retta via di quanto sono normalmente gli altri, oppure se è successo qualcosa che non va. 7 più 7, 14 più 6, 20. È difficile che degli halfling siano morigerati secondo gli standard del crociato. È estremamente difficile. Qui è successo qualcosa di male. Non hanno appeso i bordoni. Anche perché c'è poca gente per strada. Cioè, non è solo che sono tranquille, che ce n'è proprio poca per strada. Ok. Mentre anche quello che sei tu degli halfling è che sono una comunità. Sono una comunità, quindi difficilmente se ne stanno separati ognuno in casa propria. È facile che passino dei momenti di comunità in strada. Ho capito. Mi sembra un po' smorto. Io voglio provare a usare il mio background di guardia del corpo per guardare se ci sono elementi di pericolo latente, nascosto. Io sto continuando a scrivere sul libro, quindi non noto assolutamente nulla di qualsiasi cosa accada. Ok. Su che caratteristica tiro? Saggezza e poi ci sono i punti che hai nel background. Yes. Perfetto. Molto bene. Facciamo benissimo. Ah, 12, ben 12 in totale. Non ti sembra che ci siano punti di facile imboscata, anche perché la strada che state seguendo non è chiusa in un cunicolo, non ci sono alberi particolarmente vicini alla strada. Ok. Se c'è qualcosa è probabilmente nel villaggio, però sulla strada non c'è nulla. Perfetto. Sulla strada ancora. Ma... E non ci sono neanche guardie all'ingresso, perché non hanno neanche delle mura come avevano i nani. Ma quello è normale per gli halfling?
ci potremmo, tu che sei halfling, ci potremmo aspettare qualcosa di particolare, guai in vista. Non ti fai molte domande. Che cosa ti aspetti? Triangoli, lucertole? Non ne vedo. Bene, è già una buona notizia questa. Soprattutto per me, tu non hai idea. Poi mi spiegherai meglio cosa è successo lì. Eh no! No, invece penso di sì, sono curioso. Potrebbe essere la risposta a delle domande. A delle domande! Non alle tue! Dipende se te le faccio. Ah, cosa sta succedendo? È impettivo, è difficile. Allora, io proseguo tenendo gli occhi e le orecchie ben aperte. Beh, io direi di andare... Di solito dov'è il capovillaggio nel villaggio degli Halfling? In piazza! E allora andiamo in piazza. Perché il capovillaggio dovrebbe essere in piazza a qualsiasi ora del giorno? Sta sì, tutto il giorno in piazza? Ma posso fare una prova per capire quanto so? Io mi fido invece. Quanto so del linguaggio degli Halfling? E due! Aspetta però. Il secondo tre. Aspetta, più saggezza. Lui ha fatto comunque 28, una cosa del genere. Se... No, ho fatto 13. Ah, okay. Beh, uno in più di Trostner. Perché... alla fine i personaggi sono di quel livello lì, cioè non abbiamo tirato le caratteristiche, quindi. Non è strano che il capo villaggio abbia una bancarella tutto il giorno in piazza, sì, esatto. Ok. Hanno delle bancarelle specifiche i capi villaggio o vendono quello che vogliono? Giusto per sapere. Dipende da quanto hanno attività correlate, tendenzialmente la bancarella è per gli atti notarili. Ma che bella civiltà che avete. È molto tranquilla. È interessante. Sì. Dal punto di vista burocratico. Se dovessi parlare con qualcuno che infligga le pene ai puniti, dovrei parlare con lui, quindi. Con le mogli in genere. Interessante. Questo è un modello molto... Ah. Però guarda. Questa cosa è da applicare a Trachis. È da vedere. Bella, ad ogni modo invece che la in piazza la moglie comincio a parlare ti porca ha delle potenzialità questa cosa poi fa soffrire le persone in maniera sottile, esatto. e continuo a pensare inquietante, sì. C'è qualcuno in piazza? Entrate nel villaggio e i pochi halfling che vedi per strada ti guardano male anche i tuoi compagni, anche a voi, e tendenzialmente si tengono abbastanza lontani da voi. Ok. Quello che voglio fare, invece che usare il mio background da inquisitore, è usare il mio background da trovatello o urcin, chiamalo come vuoi, per cercare di capire con il mio senso di ragno da vita di strada se c'è qualcosa che al mio ragazzetto interiore, che stava più così, cioè, attento sempre a guardarsi le spalle perché ogni cosa era un pericolo, suona strano. Quindi se fossi una persona che abita qua, se fossi un trovatello del quartiere, un ragazzetto del quartiere, in una situazione del genere, di cosa potrei avere paura? Perché la gente ha così paura? 20! Nice. C'è consapevolezza nell'aria. Allora, è molto strano che abbiano paura di un altro halfling. Ok. È una cosa che non succede quasi mai, a meno che non sia un ricercato per omicidio di massa. Certo. Chiamatemi halfling Ladolfo! Le cose di cui gli halfling hanno così paura in generale e che potresti capire tu come ragazzino di strada, e mettendo insieme le cose che sai da inquisitore, sono veramente poche, si possono contare sulle punte delle dita di una mano mozza. Ok. Demoni. Ok. O non morti. Non ci sono altre cose che spaventino un halfling. Io mi volto verso Al e gli dico: o cattive notizie, demoni, o buone notizie per noi, per te. Non credo adesso di andare a dire, perché uno c'ha una usanza strana di tenere la biancarella in piazza tutto il giorno, di andare a chiamare demone. Sì, è chiaro. Scusa, riformulo. Potrebbe essere, perché non si sa mai, il male si annida ovunque. Vero, ma non stavo parlando di quello. Ti dico... secondo me, c'è qualche problema legato ai demoni, e questo sarebbe un pessimo. Cosa te lo fa pensare? Istinto. Cioè, di istinto, la prima cosa che ti è venuta in mente sono demoni? O non morti. Di istinto.
non perché ne abbiamo incontrati alcuni poco fa. Gli alfini si fanno spaventare difficilmente, si fanno spaventare soprattutto da queste cose. Ok, ma potrebbe anche essere passato un drago. Al? Io ti ho detto una cosa. Un drago? Dov'è un drago? Non c'è nessun drago. Cioè, capisco che si possano far spaventare da demoni non morti, ma limitare le nostre opzioni a quei due quando potrebbe essere anche un gruppo di orsogufi inferociti. Tu stai, stacci particolarmente attento. Orsogufi? O come è successo, poi siamo nel passato, potrebbero esserci dinosauri. Al? Tu? Io ti ho detto una cosa. Magari un attacco di un tirannosauro. Guarda, hai visto quanto è grosso il tirannosauro? C'ho dei disegni. No, aspetta. Io non lo so come non ti ha perso un tirannosauro. Se invece di parlare noi prende Halfling e interroga. Beh, noi tanto stiamo. No, vabbè. Partiamo dal chiedere. Poi passiamo all'interroga. Esatto. A proposito di interrogare, vuoi del grog? Sono d'accordo. E tu, visto che hai fatto così, si mangia. Gianni, si vive. No, visto beve, che tu no, hai fatto così, lui ha stretto a pugno la mano. Tu hai stretto a pugno la mano così, gli faccio pa, pa, col pugno. Ah, è tipo il brofist. Brofist. Dai, sei sciarmato. Questo è Gianni, non è Brockstar. Io mi avvicino a un halfling e gli chiedo: è un problema di demoni o di non morti? E si allontana camminando all'indietro tenendoti d'occhio. 7 più 7 più 7 21, 21. Carisma più ebosteria più inquisitore. Rispondimi, halfling. Venite da nord. Veniamo da lì. Là. È un nord molto particolare quello da cui veniamo. Noi in realtà veniamo da sud. Noi veniamo dal futuro. Io sono dal passato. Dal futuro. Io sono Nicandro. E tu mi devi rispondere. Perché sono qui per aiutarti. Io guardo l'halfling e faccio il segno quello classico, uno è malato di mente. E dito sulla tempia. Che diavolo sarebbe Nicandro? Oh, lo scoprirai molto presto chi è Nicandro. Nicandro è chi risolverà il tuo problema. Se sei qui per risolvere un problema, allora non dovresti parlare con me. E con chi dovrei parlare? Ti facendo di proseguire lungo la strada, lo scoprirai. Molto bene. Te l'ho detto, la bancarella. E io... E io, mentre mi avvio... Dà lo fuoco a quella cazzo di bancarella! E mentre, buco. Mentre passo, faccio... Scommetto una moneta d'oro che o sono demoni o sono non morti. Va bene. Ci sto! Tutto il resto, vinci tu. Se sono demoni o non morti... Vinco. Ma facciamo 10? Penso di non averle. Ce l'ho. Facciamo 10. Che il loro problema sono demoni o sono non morti, non quello che troviamo là. O è demoni o non morto, eh? Che il problema, un problema inerente al villaggio, che tra 3 giorni mentre facciamo no e neanche se loro credono che il problema sia siano draghi, ma poi in realtà si scoprono non morti. Ah, mio Dio, burocrazia, perché sì. Non è il loro problema. Sì, ok, sì, ci sto. Ottimo. Come si chiama? Brockstar. La mano di Brox. Devi scommettere la tua, non la sua. Lui ha detto la sua, quindi io scommetto. Io non stringe mano a te perché non tocca a mia orticaria. No, dai che me la stringi la mano, su. Dai, fammi contento. No. Dai, provo a forzarlo. Cerco di fare... Provo a forzarlo in questo modo. Mimica facciale mia, per fargli capire che sono veramente addolorato dal fatto che non mi sta stringendo la mano. Cioè, stai prendendo gli occhi da cucciolo? Mhm. C'è un po' gli occhi da gatto divisionali. No, in realtà non so come si trasmette a un orco. Magari mi devo mordere il labbro e spalmarmi di sangue la fronte. Però provo a fare quello. Come la cenere in capo, ma col 2. Amma, se è partito. Aspetta. Bene. Amma, 16. E cosa devo resistere? Beh, oddio. No, non è resistere, no. Se lo capisci. È più se capisci che mi stai dando del dolore nel farlo. Tu però puoi. Magari non sono un buon attore, quindi. Però più 6 di saggezza in tutto. Quindi 16, sì, non lo so, boh. Sì, diciamo possiamo considerarlo a girare, dai. Come posso aiutarti? È partita sera, così, a minchia di cane. Come posso aiutarti a partire? Cioè, perché sto mentendo, quindi potrebbe essere un raggirare il mio. Ok, quindi saggezza o carisma? Fai saggezza, però è un meno 2 perché sei sciarmato. Giustamente. Quindi comunque... Più ergoisteria. 4. Okay. Grandi dati di Gianni! Non, come si dice? Non smentiscono, no, non... Non si smentiscono. Non... Non deludono mai. Anzi, deludono, cercare. Faccio il verso dell'orco triste.
okay. Si fa tra orchi. Non mi dà problemi, stringo la mano. Non avete scommesso su niente, però. No, gli ho chiesto di stringermi la mano così. Ah, ok, così. Quindi adesso è la sua mano in gioco, giusto? Era un atto di... No. Non con che hai cambiato voce, Brosser. No. Il gioco se scommette, io non ho scommesso. Giusto, hai ragione. E poi mi avvicino all'orecchio di Tain e gli sussurro, prima o poi lo spezzerò. Io mi avvicino all'altro orecchio di Tain. Spezzami prima. Prima o poi noi uccide Elfo e fa festa su sua carcassa. E io, guardando entrambi, prima uno dopo l'altro, annuisco. Semplicemente annuisco. Proseguo. Proseguite. Proseguiamo. E arrivate, non ci mettete molto perché non è un villaggio veramente gigante, al centro delle case che vedete dall'alto praticamente, c'è effettivamente una piazza, è più uno spiazzo di qualche metro, però gli halfling è una piazza e, quindi lo occupiamo tutto praticamente in quattro, quasi semi sdraiato, cioè quasi come se fosse su un triclinio, davanti alla casa un filino più grossa rispetto alle altre. Ok. Mm. C'è questo halfling grassoccio, ma non è un grasso sano come potrebbe essere quello di un nano, che è odioso. Se fosse un Jabba the Hutt halfling. Gli stanno portando controvoglia delle cose, sono quattro, lasciando delle cose davanti, alcuni lasciano degli oggetti fisso con gli occhi, ma cercando di non guardarlo direttamente negli occhi, allontanandosi, trascinando i piedi all'indietro. Uno sbatte contro di voi e continua evitandovi e se ne si allontana. Aspetta, provo a faccio per tenerlo e evitare che se ne vada. Non fa particolarmente opposizione, non vuole creare sconquasso. Ok, e c'è neanche bisogno. Allora a bassa voce gli dico: perché state servendo questa palla di sterco? Possiamo andarcene, non possiamo fare altrimenti. Mentre fa così, lui dice questo, io faccio un fischio abbastanza melodioso, quindi magari un pelino faccio un e cerco di toccare in vari punti mentre fischietto. L'unica frequenza che conosco io, che nessuno conosce, è quella delle anime, per provare a fare una specie di per vedere il fischio se risuona in maniera strana con le anime presenti che ci sono qui, se succede qualcosa di solito, magari io fischio e poi si abbassa la tonalità o noto qualcosa nella piazza. Fai un fischio e ti sembra... Mi fai un fischietto, tipo... Un fischiettio normale. Io invece cerco nella mia testa da inquisitore studiato, all'interno dell'archivio, dell'indice analitico della, come si dice, del bigino degli inquisitori per la demonologia, se c'è qualche demone della gola, dell'avarizia, che tende a prendere la forma delle persone che abitano i posti bla 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 per farsi servire, onorare e ingrassare a merda. Non credo siano creature tanto diverse da quelle che sembrano. 18 più 7 più... No, scusa, 18 più 5 più 7... 12... 30. E data la sua predilezione per le creature che sembrano intelligenti e socievoli, potrebbe essere Dayashin. È un demone
Dai, Yashin! I colpi della mia spada. 20, anche tu potresti 22, farlo. 27. Anzi, voglio solo sapere se è una succube prima, perché se voglio dire una cosa a lui, se so che è una succube. È una succube. Beh, dalla scommessa dopo, ma adesso dobbiamo combattere. Lo vedi quell'alfa in grasso? Lui ti ha detto che un alfa in grasso è un nano. Quindi quello è un nano. Ma no, non c'è nessuno qui, nessuno è un demone. Di loro. Saranno sotto l'influenza. No, quello grasso, quello lì, quello è un nano. Quello è il demone. Quello è un nano. Non è detto. Certo che è un demone, non la vedi, è lei. Quello lì, quello a cui tutti stanno portando il cibo. È per farli morire. Lui morirà di gola. Oh, Fitz! Quanto tempo? Chi lo dice? La tizia. Il tizio. L'alfingo obeso? Sì. Io sono sulla sella del mio... È giusto cuore, dire appoggiato. Quanto tempo? Non ho mai capito con te. È del tempo! Quanto... No, forse c'è... È variabile! Però... E che cosa mi hai portato questa volta? Degli amici? Dei giocattoli? O sì, del cibo? Sì, mi sa che hai ragione. Così, a sensazione, potrei dire delle spade. Se ne frega della scommessa, adesso dobbiamo togliere di mezzo Fitz. Un sacco di botte. Esatto. Fitz, esatto. Che cazzo vuol dire? Sì. Si aprirà la pancia. Quando tu è che scordi... Riesci su quelle gambe malferme, affrontami. No, nessuna intenzione di farlo. Mentre loro chiacchierano, io prendo uno degli halfling e cerco velocemente, guardando come si sta svolgendo la situazione, di fargli accettare un contratto per uccidere una succube nel villaggio. Ok. È un problema per voi, però noi non possiamo agire se non abbiamo un contratto, e gli inizio a spiegare le cose mentre loro chiacchierano. Ah, io non vorrei sembrarti, ma sei diventata più brutta del solito. Ah, la bruttezza sta nell'occhio di chi guarda, in realtà mi trovo fantastica. E l'occhio mi dice che tu sei proprio brutta. Perché hai sempre avuto un pessimo gusto e non abbiamo mai fatto nulla. Grazie a Dio! Cioè, a me stesso! Però va bene! Vuoi liberarvi di questa piaga o no? Non possiamo! Ma no, una firma! Piaga, non possiamo! Alzi, si libera di quello. Lo prendo come un segno? Non possiamo, piaga. No! Non possiamo! Non devi chiedere! Provo a cercare un loophole nella cosa che magari il mio personaggio gli viene in mente, a me no. Vai, intanto io... No, perdono. 20 di danno! Deve essere il 1! E adesso... E non è il 20 su una percezione di merda! E adesso il master deve inventarsi il loophole che non c'era e no. Ti odia. Magari c'è. Il loophole c'è e ce l'hai perfettamente davanti agli occhi. Ma hai detto il loophole? Loophole. Ah, loophole. Non ci ho capito. Che non è... Non c'entra niente con il glory hole che tu conosci. No, è il loophole, pensava lui. Pensavo al manto, pensava al loophole. O uno o l'altro, dici. Stiamo metallizzando. Un po', sì. Vedo un sottile strato di metallo. Di metallo. Fitz può fungere da portavoce? No, allora, il loophole è che Fitz è un halfling, quindi in questo villaggio, essendo un villaggio di halfling, ha lo stesso diritto di voto degli altri halfling, perché la comunità halfling funziona in maniera bizzarra. Non, okay. Non importa di ma... dove tu sei, ma di e dove per tu non ti far voti. Votare no agli altri? Ma lui... No, no, in realtà a lui basta un contratto. Ok. Contratto. E allora da Fitz. Sì? E appena... non dico niente perché stava parlando. E appena Tain si mette a chiacchierare con la tizia, placco Fitz. Gli dico, prendi firma, poi lo compilo io. Almeno ci facciamo pagare per la... Che bello. Salutiamo un attimo Simone. Aggiunto fumble nei ringraziamenti della tesi di laurea. Non ce lo meritiamo. Siamo Ripple, sì. Posso chiedere su cosa hai fatto la tesi di laurea? Esatto. Qualcosa di fichissimo. Su qualsiasi cosa non importa, siamo comunque ringraziati. Casi clinici e alcolismo. Esatto. Esatto. Stavo pensando la stessa cosa. Mentre lui... A posto, fate quello che volete. Che c'è? E metto via. Io te lo dico. È ambigua. Che cosa me ne frega se devo aprire la pancia a spadate? Come vuoi tu? È ambigua. Cosa?
Non parlare per enigmi, cosa significa ambigua, porca? Hai detto tu che sono un dio, devo parlare per enigmi. No, no, io ho detto che tu sei il dio del tempo. Il dio del tempo non parla per enigmi. Beh, ci mette un po' per darti la risposta. Porca puttana. Va bene, io acchiappo l'halfling che aveva mollato Roberto. Ok. Mm-hmm. Ok. Uso il mio background da lottatore, gli applico una presa a un braccio per fargli malissimo e per farmi confessare che cazzo sta succedendo nel villaggio. Io senza fermarmi gli dico solamente no, mettici il carisma perché lo stai facendo per okay. Io senza fermarlo proprio per niente mi avvicino solo un po', faccio non credo possa risponderti, ma prova pure. 9 più 5 14, 17. In realtà non si può opporre, però non è che non può raccontare quello che sta esatto. succedendo, cioè non può fare in modo di far smontare la situazione. Certo. Tu parla o io prende. No, io parlo molto volentieri, anche perché non posso fare nient'altro con che parlare sì. in questo. Mi sposto parlare bene. Potevo parlare anche con voi, signore. Diciamo che siamo costretti a fare tutto quello che lei ci chiede. Perché voi costretti cosa impedisce di andare via? Lei. Cosa vuol dire lei? Lei tiene guinzaglio, lei tiene catena, lei tiene cosa? Io torno diciamo indietro e gli faccio, sì. Broxner, lei... che obbliga le persone a servirla fino a quando non muoiono. E il problema è che siamo vincolati. Che così, era così grosso. Tu non potere nuocere. Ma se uno lancia te segno. Contro lei, potere nuocere? Sono no. Tain, perché stai ancora parlando? È un demone, abbiamo un contratto su. Oh. Fai il lavoro per cui sei pagato. Sfodero Chris Grim. E perché lo farò una volta al giorno, dato che lei è... Aspetta, un'ultima cosa, fermati. Sto parlando col master. No, io ti fermo, te stai sfoderando la spada, stai provando a fare qualcosa, io ti blocco, ti blocco. Okay. Dico che c'è, mi hai detto di andare. Aspetta, faccio prima io, così siamo certi che sia veramente lei, non stia parlando solo tramite lui. Prego. Le faccio un battle chant in the face. In the face. Faccio proprio tipo... E glielo sparo in fronte a tutta velocità. E intanto che abbiamo detto prego, nel senso che sto pregando il crociato, non prego okay. mai, però è la stessa cosa. Io invece mollo l'halfling perché io tappo orecchie e non può sentire sta roba. A me non piace Nathan! Posso provare a fargli sono meno danni? Sono classica! Esatto. Intanto puoi provare a fare un tiro salvezza. Ah. No, lui sentiva i canti delle orche, no? Quelli, oh, 8. Esatto. Era 11 o più. E quindi cosa succede? Prova a farlo leggerissimo, proprio un'antichietta su un halfling a caso. Lo prendo. Uccidilo! Okay. Allora, la prima cosa che faccio... Quando dice uccidilo, lei alza la mano e fa fizza, aspetta un secondo. E tra l'altro io faccio proprio tipo... Uccidila! E che vuoi? Io scuoto la testa. Non ho nessuna intenzione di spargere sangue perché non è mai divertente. Sì? Non ho neanche nessuna intenzione di faticare troppo per sconfiggervi. Non è strano? Hai firmato un contratto. Quindi... Che chiedo il vostro aiuto. Tecnicamente. Se vogliamo. Mm-hmm. Diciamo che c'è qualcosa di peggio di me che sta dando fastidio anche a me. Ah, ma dai! Se voi andaste a occuparvi di questa cosa, vi lascerò liberi senza nessun... E gli halfling? Allora. Gli halfling non sono più divertenti. Quindi li lasci liberi? Fizz, tu mi spieghi come cazzo mai stai parlando con questa cosa? La conosco! No, non è un buon motivo per tollerare quello che fa. Ma potrebbe esserci qualcosa di più grosso. Che potrebbe essere meglio toglierlo di mezzo grazie all'Accademia. Hai entrambi. Prima facciamoci dare le informazioni su qual è quella cosa grossa e poi vediamo. Tu hai appena fatto firmare un contratto. Sì, come dice lui, per il nostro aiuto. Al villaggio degli altri. Non ho ancora scritto niente, ha solo firmato. Tu non avresti dovuto lasciare in realtà la corte degli elfi, perché ce l'hai nel sangue questa cosa. Detto questo, non dirlo mai, assolutamente. Mi farei firmare un contratto dove confesso che non l'ho mai detto. È assolutamente da halfling dei boschi questa cosa. Detto questo, da halfling dei boschi è l'unico. Perché gli alfi sono nani e gli elfi sono alfi? È l'unico modo di combatterli. Hai spostato tutto il tuo spettro razziale
uno step più in là. È l'unico modo di combatterli. Conoscere le loro armi. Orco resta orco, però. E la tizia intanto guarda. Jolly. Io faccio, voglio, ecco, non so, passamelo col 20 prima o poi di ritirare, voglio capire se è nelle nostre possibilità tagliare la testa a questa zoccola gigantesca orrenda. Non è impossibile, sei ma probabilmente qualcuno di voi morirebbe. Sei Nicandro, tutto è possibile. In effetti sono Nicandro, tutto è possibile. Però, allora, detto questo, vorrei ascoltare quello che diceva il master, perché Roberto, parlandomi nell'orecchio, mi ha obliterato qualsiasi informazione che tu potessi darmi. È possibile, ma possibile che qualcuno di noi muore mentre noi cerchiamo di... È molto probabile che almeno uno di voi muoia definitivamente, non che svenga. Certo. Però è altrettanto probabile che riusciate a ucciderla. Allora, quello che faccio è questo. Se è da sola. Io ho sfoderato Chrissegrim. Chrissegrim è silenziosa. Ho capito perché, penso di aver capito perché. D'accordo. Nel mio presente, Chrissegrim era diventata qualcosa di molto, molto, molto potente. La mia conclusione è questa. Essendo collegata alla mia forza vitale, qualsiasi persona che la impugnasse... non allineata quella forza vitale, ne veniva o impazziva oppure lei se la mangiava, si mangiava la sua forza vitale. Peraltro Chrissegrim ha una capacità vampirica, ovvero può fare del danno agli altri mentre fa del danno a me. Quindi io, per svegliarla da adesso in poi una volta al giorno, mi faccio sucare 10 punti, un di 10 punti ferita per cercare di svegliarla e renderla più potente. Quindi okay, quello che faccio adesso, senza attaccare, senza causare del danno a nessuno, è farmi 2 punti ferita. Mm-hmm. Questo non mi si aprono le ferite addosso come al solito, è una cosa più sottile, mi si sbianca un attimo la pelle, i capelli mi diventano un attimino più bianchi, ok? Le regalo, esatto, le regalo la mia vita senza pensare di riprenderla in nessun modo e le chiedo: cosa faccio? La uccido? Cioè, la combatto o proseguiamo? Potrebbe portarci dalla sua signora. Rinfodero Chrissegrim. Ho una striscia di capelli, cioè davanti ho un ciuffo di capelli che erano corvini, che è diventato completamente bianco. Gli occhi un attimino più rossastri, non la parte bianca, ma le iridi. Come se... Ciao, il colore! Rogue. Ciao, Rogue! Pensavo qualcos'altro, ma devo continuare, in effetti. Cazzo, hai ragione. È andato, tutti diventano bianchi. E le dico: no, quella è un'altra, quella della fratellanza ariana è una cosa diversa. E le dico: e chi sarebbe che ti sta dando fastidio? Non sta dando fastidio solo a me, sta dando fastidio a molte creature, persino alla mia signora. E la mia signora è particolarmente grata a chi è in grado di risolvere problemi per lei, molto più di quanto lo sia mai stato quello stolto di un arcimago. Sono molto interessato a essere il più possibile prossimo alla tua signora. Dimmi pure. Non credo che tu intenda quello che hai appena detto, ma va bene. Oh, lo intendo molto profondamente. Me posso provare a capire, certo, tra le icone o le entità forti del passato, visto che ho fatto una buona prova di storia l'altra volta, a chi si possa riferire una signora di un demone? Mm-hmm. Però questo dato fa cagare, dammene un altro. È una bella signora, è la sua signora. Grazie. No? Quella che gli dice cosa deve fare, quando deve farlo, se possono uscire. 3. Meglio, eh. 9. Gianni, vaffanculo! Chi c'entra lui? Adesso! 9. E perché quel dato lì è sul 20, chi lo sa? Non so. 14. Mettiamolo sull'1 così. Magari sei un'icona, lo so. Io metto sempre sul valore basso. C'è un'icona che è la diabolista. Sì, c'ho un rapporto buono io. Uccidere la diabolista. Che è il motivo per cui si è fermata a parlare con voi. Che gli ho fatto tirare il suo rapporto con la diabolista. Ha fatto 6. Allora, senti, capito che sei un po' scarsa fatica, ma sai arrivare al punto. Sì, voi avete sicuramente presente chi sono i 3. La Nina, la Pinta e la Santa... No.
No, non credo fossero quelli. Non lo so. Grazie, Graziella. Grazie, forse Graziella. Grazie a Rorco! Cazzo. Non mi ricordo. I tre, intendo i tre draghi. Ah, sì. Ah, quelli. Ti accompagni sempre a delle persone stupide quanto te, vedo. Tu invece ti accompagni a degli stro... Vabbè, prego, vai. Non è il caso. I tre hanno mandato un loro araldo qui vicino. Non è quello che si potrebbe pensare, il tipico drago che arriva, distrugge un villaggio dall'alto e se ne va. Quello sarebbe poca cosa e anche noioso. Che non t'annoi mai tu, né? Mi annoio molto facilmente. Ecco, appunto. Questo araldo però è particolarmente fastidioso perché non abbiamo ancora scoperto che faccia abbia, ma sappiamo che sta cercando di avvicinarsi all'arcimago e all'imperatore. Anzi, all'imperatore deve esserci già arrivato. Ma avvicinarsi in che senso? Diventare un loro confidente, un loro consigliere. Ok, ragazzi, è il caso d'andare! Non capisco perché. Tu lascerai liberi i poveracci di questo villaggio? Sì, mi stanno portando solo ciò che è rimasto delle loro misere case, non è più interessante. E dove ti dirigerai? Non so se dovevo lasciare. Altrove? Posso consigliare nani? Nani perfetti? Dove? Sì, master, mi ha dato una città. Ma non ha fatto niente di che, è normale per gli Halfling. Beh, tecnicamente nessuno. Non è ancora morto nessuno. E basta così, non ha ancora sterminato nessuno. Lo dice lei? Sì. E io confermo. Quello che invece mi preoccupa è cosa potresti fare dopo, quindi mi piacerebbe poterti ritrovare per dirti. Ma lo che sappiamo cosa farò dopo? Abbiamo... Io non lo so. Te lo dico io. Dimmelo. Muore! Beh, prima, oh, scusa! Poi, non volevo! Devono morire anche voi. Non vorrei che fosse alla mano l'uno dell'altra, Fitz. Ma quello che mi ricordo. L'omicidio suicidio non è mai stato nelle nostre corde. Muori? Perché a me non interessa onestamente quante persone uccidi durante, ma se muori. Muore, muore, tranquillo. Sì, ma quando? Tutti possono. Fra qualche secolo. E fra qualche secolo, grazie al cazzo, Fitz, non era quello che mi interessava. Dove vai nei prossimi giorni? Che demone! Nei prossimi sei tornato giorni nel passato, è difficile per te, ma quello che fate è fatto. Non è fatto, non c'è scampo più per te. Non è che puoi dire Fitz, seguimi un attimo. Non ha nemmeno toccato il suo cibo. Contenta? Yashin, perdonami, io dovrei parlare con te, orribile minaccia per l'umanità, ma ho a che fare con qualcosa di più grave in questo momento. Fitz, porca di quella puttana, non è possibile che ogni signore del mare che incontriamo, se muore entro qualche secolo, non ci facciamo niente. Non è un buon modo proattivo di agire. Ma siamo tornati indietro, facciamo qualcosa di buono per quello che siamo tornati indietro, non per quello che già tanto di buono succederà, no? Togliere di mezzo un demone orrendo che secolo più, secolo meno? È un demone orrendo. Ma tu sei, tu sei il dio del tempo, per te adesso tutto è relativo, porca puttana. Signor Inquisitore, lei sa come agiscono i demoni normalmente? Le sembra che io sia più pericolosa di altri demoni con cui ho avuto a che fare? Se non fossimo passati noi avresti ucciso un villaggio. Pensa al demone dell'acqua fredda nella doccia. È tremendo. Cos'è una doccia? Riusciamo ad avere una conversazione seria? Probabilmente non avrei comunque ucciso nessuno. Ero già lì. Tra quelli. Prova di insight. Prova a capire se sta mentendo. Questo qua è nobile più che altro storia. Perché ho tirato quel dado? Tira questo. Esatto. Ma l'hai tirato prima, ha fatto 3. Ma adesso 20. Vabbè, una volta potevi. Uno o l'altro. Esce di culo. Volevo dire. No, ti sembra che sia sincera nel suo essere melliflua. Cioè, se moriva qualcuno non gliene frega un cazzo, però non era proprio la sua intenzione ucciderli tutti. Okay. No, la sua intenzione è fare qualcosa finché non si annoia. Non è uccidere come fanno altri demoni, anche le succubi stesse in generale. Questa cosa quando avvengono sul piano materiale è o per fare un figlio o per succhiare la linfa vitale a un essere vivente. Questa cosa col mio 20, del fatto che cerchi di combattere la noia, la so. Ti propongo una cosa. Una cosa che potrebbe essere divertente per te. Sentiamo. Io mi appisolo. Tu? Tu ti trovi messo sopra come un gatto quando ti si mette sopra. Fa anche il giro sopra. Tu mi maledici. E io mi lascio maledire. Una volta alla settimana puoi tormentarmi con incubi orrendi, ma io so sempre dove sei. Ma che cazzo devi ascoltare?
che offende. Io non capisce perché non parla con Ciccione. Ciccione, okay. Ha detto tutto. Carisma più... No, inquisitore no, secondo no, me. No, decisamente no. 16. Ah, e sentiamo perché dovrei farlo. Perché in questo modo tu sai di poterti divertire con me una volta alla settimana, ma al contempo non hai neanche la noia di poterti sentire sempre al sicuro, perché sai che io prima o poi potrei decidere di venirti a cercare. E questo di certo spezza la routine, sia per me che per te, soprattutto per te. Quando avrete trovato l'araldo, il nostro patto sarà concluso. Ottimo. Ti piace proprio fare patti del cazzo, te? Patto di orcazzo. Io non capisco Fitz come abbia fatto a sopravvivere fino a questo momento. Dane? È assurdo. Scusate, ma questa conversazione sta diventando noiosa come tutto. Io ho quello che mi serviva. Arrivederci. Già, vedete l'halfling rotolare su un lato? È morto. No, sta respirando molta fatica lì. Perché è sovranutrito. Certo. Non si muove probabilmente da due settimane o tre. Il suo corpo è ridotto a... Malissimo. Io propone a porre fine sofferenze di Ciccione. Ciccione evidentemente non passa notte. Pensaci tu. A me del Ciccione non frega un cazzo, faccio quello che vuoi. È un nano. Un'altra roba da ma fare. No. È nano? È nano! Perché volete uccidere una persona innocente? No. Se deve morire che muore. Non voglio ucciderla. Non mi interessa. Fate Vobis. Noi abbiamo altra roba da fare. Vai, non puoi uccidere la gente così a caso. È uno cade per terra o è come è caduto per terra e io lo uccido. No, non funziona così. È Alfin Zia. Scusa. Cosa dice altri nan... Lui non ha detto lo ammazzo perché è caduto, ha detto sta soffrendo, non supererà la notte, poi andiamo a finire le sue sofferenze. Ma vediamo, detto, questo ma, non mi interessa. Ma lascia di superare la notte forse. Tu resta con lui notte per verificare superanotte? No. L'ho già fatto questo discorso, lui non ammazza nessuno ma non gliene frega neanche un cazzo di che fine fa. È fatto così, che ti devo dire? Aspetta, aspetta. Prendo un certificato, lo faccio, lo prendo la mano del tizio. Sei d'accordo? Muovo la testa. Ok, ha firmato che vuole morire. Pensaci tu. Allora mi avvicino e provo a chiedergli se vuole morire. Stai uccendo con la testa, non dire niente. Vuoi che vedi che non è, non riesce, ha troppo collo, non è il collo. Non riesce più a muovere il collo, da tanto è ingrassato in poco tempo. Se vuoi morire fai questo l'ho visto in alcuni È legalmente un sì. Vai! È legalmente un sì. Ok, e gli metto in maniera tutta sua. Esatto, io da inquisitore sto in silenzio, nel senso non gli dico che questa cosa non è vera. Sì, dai. Io dal basso do un per le leggi che ci saranno. Gli metto una mano attorno al collo e diciamo che ci sono ci sono testimoni che se venissero da me a dirmi no, lui non voleva morire, ha detto di sì, perché ha fatto sì. L'ha fatto tre volte e poi ha smesso. Che ti dice? Va bene. Ma lei sta dicendo no, ti prego, potresti parlare. L'ha detto così. Deve tapparsi la bocca. Fai un po' fatica perché c'è tanto fai lardo. A trovare il collo. Okay. Però senti alla fine un ok. Vabbè, raga. Non si affloscia più di tanto perché non ha modo di afflosciarsi. Io direi che trovare un drago è facile, no? Prima, è vero che l'accademia adesso non esiste, ma se volete farvi pagare avete un contratto firmato. Tanti contratti sono anche vincolati. Abbiamo un contratto firmato, ma ci devo mettere qualcosa. Non appunto, è che posso scrivere Fizz ha respirato. È da quello che sto dicendo, potete riempire. Dobbiamo trovare qualcosa da fare. Riempire, sì, ma riempire. Se adesso troviamo qualcuno di cattivo e per strada lo ammazziamo, possiamo fare che ci è stato richiesto dagli altri. Non sarebbe poi così sbagliato. No, il contratto potrebbe essere semplicemente aver liberato il villaggio dall'influenza della succube. Beh, dobbiamo, in quel caso però dobbiamo assicurarci, dobbiamo almeno passare la notte qui per assicurarci che sia veramente libero. Ma no. Ah, è andato. Ah, sì, potrebbe nascondersi e tornare. Andiamo a cercare il cazzo di drago. Arburo Dradico. Se tu scrivi un questo contratto vale se la notte successiva non è successo. Lo imbuchi da qui a quando
arriveremo all'accademia. Lo devo mettere in una buca, ma no, dobbiamo consegnarlo all'accademia. Se lo metti in una buca, poi lo può trovare chiunque e può scriverci quello che vuole. Allora lo dai all'Halfling postino che c'è in ogni villaggio, lo porta a una banca di tuo. Cosa c'era al giorno? Che ma lo consegniamo noi. Ma dobbiamo... tu sei il dio del tempo, cazzo. Non lo so cosa c'è. Banca. Mi pare che stia parlando di Zelda, chiaramente. Trovo che sia corretta l'affermazione di Tain. Che sicuramente siamo riusciti a liberare il contratto all'influenza della succube, ma dobbiamo fermarci almeno fino a stanotte per assicurarci. Vabbè, io no. Basta. Io ricordo a voi, noi abbiamo poco tempo, poi tornare indietro. Ma un e contratto se non risolve, è un contratto. No, il cazzo ha ragione. Se non risolve missione principale, noi non torna. E io voglio torna, perché devo uccidere nani in futuro. Allora, voi andate avanti, io e Fizz vi raggiungiamo stasera. Si può fare, andiamo. Andiamo. Come vuoi. Ho bisogno di un po' di lettonare. Perché già questo. Già ho infettati tutti! Già tutta questa situazione è un po' fuori dalle righe. Quindi cerchiamo almeno di mantenere la forma su alcune cose. Che forma? Quella del postino. Là. Mentre lo prendo per le spalle e lo sposto più in là. Per farmi vedere il villaggio degli Halfling. Ma guarda, quella tenda là in genere è l'ostello. Voi invece vi allontanate da questo villaggio dimenticato dagli dei oscuri del crociato. Esatto. Nonché dagli dei orchi. E da che parte volete recarvi? Allora, io non ho ascoltato una minchia di quello... Claudio, non ho ascoltato una minchia di quello che... C'è una rata un dei tre draghi che esatto. È una drago che in realtà non va in giro tanto a distruggere, a fare pippe sue, ma fa anche patti e diplomazia con l'imperatore e l'arcimago. Che da quindi fastidio alla succube. Ok, ci ha detto anche dove... No, dove cominciare? Ok. No, anzi, quello che ha detto il demone è che hanno provato a trovarlo, ma non ci sono riusciti. Perché evidentemente non passa il tempo trasformato in drago. Allora, la prima cosa che... Io voglio tirare la mia relazione col crociato per capire se per caso... Mi serve un altro di... Sei. Per capire se oh, ce l'ho, ce li sei ho. Sicuro? Vuoi ridarmelo? Per capire se per caso io dati i miei studi di inquisitore so se qua vicino anzi so qual è il più vicino punto di contatto con il network, la rete del crociato, ok, che potrebbe essermi d'aiuto per darmi dei dati di intelligence su questa cosa e darmi almeno una direzione. E ti voglio bene, ma ti prego, non parlare come se fossi in cyberpunk. Io faccio il cazzo che voglio, sono un inquisitore, ho fatto 5. 1 e 4. Quindi però ho fatto un 5. 10. No, l'ho fatto un... Ah, ok. Ho fatto un 5. Allora... Quindi un sì, ma... Quindi magari... Sai che non è facile trovare un punto, anche perché vi trovate in realtà in mezzo all'impero in questo momento. Ok. Ci sono dei piccoli punti di raduno nelle città più grosse che tu saresti in grado di trovare perché sono segnati solo con dei simboli sulle porte, non ci sono cartelli, non sono pubblici. Hai una vaga idea di dove trovarlo in una città abbastanza vicina, un giorno di cammino da dove siete adesso. Mm-hmm. Però sai anche che 300 anni prima di te, in questa zona, la rete del crociato era particolarmente separata in piccole fazioni, certo, che si facevano guerra tra loro. Certo, delle cellule, microcellule. Il rischio è che, pur riconoscendo il simbolo, tu non sia in grado di azzeccare la parola d'ordine. Ok, inquisitore... più intelligenza, se sei d'accordo. È vero, cazzo, tiro per i cazzi miei. Voglio sapere, è incredibile, faccio troppo il master, non gioco mai. Allora, voglio capire... Gioco mai, gioca tutte le settimane. Sì, esatto. Sì, con voi, ma faccio i tiri per i cazzi miei, perché sono abituato. No, ma in realtà è più in tredicesima era, di solito no. Scusa, ogni tanto. Però perché è simile a D&D, sui giochi che sono molto diversi, perché stiamo giocando altro. Tipo Clotes. Esatto, chiedo a lui, su D&D 5 fare anche su Clotes, è bello il corchetto comunque. Allora, voglio sapere, con la mia competenza di inquisitore, se Nicandro aveva per caso unificato le fazioni, era stato per caso colui che aveva unificato le fazioni
delle fazioni scissioniste della Chiesa del Crociato. Cosa tiro? Fai inquisitore più intelligenza. Allora vedi che era giusto, cazzo. Eh sì, perché comunque è una conoscenza storica. Wow. 15 e 5, 27. Non è stato lui a unificarle, okay, ma è quello che ha iniziato il processo di unificazione. Non le ha unificate, è che ne ha scelta una e ha ucciso tutte le altre. Questo è il concetto di unificazione del Crociato. È un metodo di unificarle. Ha unificate. Unificati così. Alla esatto. Fine ne è rimasta una. Ora sappiamo, la storia, la storia del passato, del tempo, ci insegna che, peraltro, quella che ha scelto è stata la prima che ha incontrato, non tanto una che gli stava simpatica. Quindi... cerchiamo, cioè, tu non sei Nicandro, quindi certo che sono Nicandro. Mi volto verso Broxnar e gli dico: io conosco qualcuno che potrebbe darci informazioni su questo stramaledettissimo drago, però è un giorno di cammino da qui, ti va? Un giorno cammino, corsetta sportiva in silenzio senza gli altri due, una festa. Molto bene. E mi metto al trotto, tanto lui ha le gambe più lunghe delle mie. Decidi tu quando io lo seguo. Prima di decidere questa cosa, fatemi tutti e due un tiro di, diciamo, sopravvivenza. C'è qualcosa che vi può aiutare per la sopravvivenza? Urcin Sepper, ok. Guardia del corpo, lottatore, campione del clan. Guardia del corpo, va bene. Ok. Più saggezza. 17. A te viene 14. In mente subito una cosa, che lui ti sta portando in una direzione, ma che gli altri potrebbero non essere assolutamente al corrente di dove state andando. O lasciate dei segni per strada per indicare a loro dove state andando. Noi siamo al limitare del villaggio? Sì, siete ancora al limitare del villaggio. Diciamo a qualcuno di dire a loro che siamo alla città di... Ruboro. Diciamo loro direttamente. Cioè siamo lì. Sì, tu hai un sacco di spirito pratico. Gente, torniamo indietro, signori miei. Sì? Ciao. Noi stiamo andando a Ruboro, una città in quella direzione, è un giorno di cammino da qua. Questo perché io potrei avere degli amici lì che mi possono dire qualcosa su questo stramaledetto drago. 300 anni prima. La rete del crociato esisteva anche 300 anni prima, sì. Conoscenze sulla rete del crociato di 300 anni prima. No? Tulu, aiuto. Uno fumble. Non ne sai un cazzo. Ma il crociato non esisteva in questo periodo. Non è stato fondato da Nicandro. No. Non esiste proprio una rete del crociato. E il crociato si nascondeva in questo periodo. Sì, allora. Era codardo e si nascondeva. Ho letto delle storie. Non ne sai un cazzo, evidentemente. Dai, ne so più di te. Su questa cosa. Sì, no, probabile. Allora, c'è un. Mi sembra un po' strano che tu abbia amici. Cioè, amici vuol dire persone che se gli ordino di fare una cosa la fanno. Sono ma perché? Perché altrimenti li piglio a sberle di manverso fino a quando... Ah, ok, ma quindi non importa che siamo del crociato, cioè quello devi farlo con chiunque. Ma la rete del crociato sta già sicuramente raccogliendo dati di intelligence sia su attività di demoni, non morti, draghi e cose del genere. Quindi so dove andare a cercare, so come riconoscerli e probabilmente mi possono dare informazioni. Io vado avanti, voi fatevi una bella dormita. Non può fallire sicuramente questa idea. Allora, anche se fallisse, no, comunque ci troviamo. No, sono serio, perché dici che pensi che sia ironico? Non penso che tu sia sicuramente ironico. Sicuramente tu ne sai di più. Diciamo, alla fine immagino come tutti quelli che siano una popolazione unita e ti ascolti. In realtà non sono molto coesi, ma nel caso vi faccio ragionare. Detto questo, anche se fallissi, in ogni caso andiamo... Questo ci vuole voi te. Che stavo dicendo, anche se fallissi, in ogni caso ci trovate lì. Tanto comunque la città più grossa che abbiamo vicina è la cosa migliore per chiedere informazioni. Okay? Io vorrei sfruttare le mie conoscenze da avatar, del dio che sono. Sembrava quasi una bestemmia. Quando parti con del dio, io io mi piego un attimo che sono pronto. Esci dall'inquadratura. La puntata scorsa ho avuto momenti che parlavo un zio porco, ma da lontano io ho capito qualcos'altro. Ma era parentele. Vi invito a vedere la versione tradotta nuova di Mononoke. È bellissimo perché è una bestemmia dopo l'altro. Il bosco del dio bestia. Interessante. Esatto, sì. Sto arrivandogli dai capi. È tutto così, e non è colpa mia, sto semplicemente... Ma perché è più vicino al giapponese. Esatto. Vista la mia formazione e quant'altro, voglio vedere se so
Sì. Dove loro stanno andando, cosa stanno facendo e alla fine dove in realtà ci troveremo. No. Dei è plurale, non c'entra. Cioè, ho detto di dei c'è. Quindi non esiste perché è plurale. Sì. Dicevi? Vista la mia formazione da avatar di Dio, gli tiro un cazzo di dado in testa. Scusa. E visto palesemente il dio di cosa sono, mancava una lettera. Sto servendo. Voglio vedere se nella mia memoria io ho i dati di dove loro stanno andando. Ma soprattutto di dove alla fine ci troveremo e di dove c'è lo scontro. Quindi un hard disk. Sì, okay. Un disco duro. Tira con lo svantaggio perché è una cosa veramente al limite della probabilità. Lo so, sì, della decenza. Beh, 12 è 9, quindi lo svantaggio è 9, più 5 del rank, che è 14, 17. Più, no, sì. Più intelligenza. Più intelligenza, che è 6, quindi 20. Sai dove è Ruboro? Che non ha cambiato nome e hai una vaga idea della direzione da prendere. Non troppo vaga. Hai una buona idea della direzione da prendere. Per te e Al ci si metterà magari un filino di più di una giornata di cammino, però. Perché? Perché loro camminano sicuramente più veloci. Io ho un pony. Non un cavallo. Che lo porta a spalla per l'altro il pony. Sì. Io non le sarei così, certo. Detto questo, va bene, sono abbastanza certo. Ma non so in realtà se li troveremo quello che ci metteremo di più. Allora, se c'è qualche cosa nella zona è cosa probabile che sia lì, però pensavo di avere almeno 4 punti in più di costituzione. Okay. No. Posso andare veloce, ma non così molto veloce. Ok. Era per quello che ti dicevo. Pensavo di avere tipo 4 punti in più almeno. No, io mi ricordavo che c'era. Partiamo domattina con la di colazione? Sì. Beh, io avrei voluto partire stasera. Ma partire stasera? Penso poi mentre noi viaggia tu spiega perché loro cosa guadagna sempre parlare. Una volta passata la mezzanotte, diciamo che per oggi è sicuro il villaggio. No, sono fatti così. No, passata la mezzanotte posso considerarmi a posto con la coscienza. Che il villaggio è al sicuro dalla succube. La coscienza è tua, vedi tu. No, ma che il villaggio è sicuro dalla succube. La coscienza è tua, vedi tu. No, io voglio sapere legalmente com'è la cosa. Solo tu me lo puoi dire, un master. No, perché per come hai sempre deciso tu cosa è legale e cosa no. No, però no, allora io voglio sapere se dobbiamo tipo in una classica missione ripulire il villaggio da una minaccia. Lo facciamo fino a quando siamo legalmente responsabili di quel villaggio? Fino a quando voi ritenete di aver liberato il villaggio. Ah, è tutto a discapito della scelta nostra. Allora stasera va bene. Dopo cena? Mm-hmm. Va bene. Tanto so dove dobbiamo andare. Noi ci avviamo. Voi vi avviate. No, scusa, come ho detto. Ci avviamo. Cos'è canzone questa? È una canzone del cazzo, era per farti risalire un po' di rabbia così andiamo più veloce. Ok, io ho arrabbiato sufficiente. Ma quindi, se noi riteniamo cena al momento... Aiuto. Parti quando vuoi, va bene. Ci possono fare causa dopo, se dopo un'ora arriva qualcuno? Guarda, ti dico questo, l'Accademia non esiste. Esatto! Nessuno può fare causa all'Accademia. Minchia, quanto ce lo pagano questo contratto? Ah. 300 anni prima di riscuoterlo. Esatto. Sai quanti interessi? No, perché non sono nel contratto. Assolutamente. Ma non, visto che non è ancora scritto il contratto, posso aggiungere? Il contratto l'ha firmato lui, al massimo te li dà lui i soldi. Ah. Anche quello è vero, perché sei l'unico che c'è tra 300 anni. Oppa! A me che mi frega, io ce l'ho il contratto firmato. Capisci perché sto con loro 300 anni dopo? Sì. È per quello che non ti ricordi più cosa sei, che chi sei fra 300 io anni. Io no, non ricordo. Stava così tanto che hai dovuto dare la tua divinità. Ma no, lo sapeva benissimo, faceva finta di... No, io non ricordo. Costava no, il suo memoria. E quando ha firmato il contratto, allora tutto si deve rifare per forza come è stato. Sì, e me lo immagino, quando andava in ordine alfabetico. Quando andavamo in ordine alfabetico, lui che sapeva che era del tempo. Sì, non ci arriveranno mai in tempo. Allora,
dici se quando arriviamo e se moriamo durante o... No, non morite durante il viaggio, il... la strada è abbastanza sicura, è comunque una strada imperiale, quindi pur non essendo una delle arterie principali è pavimentata, ci sono le pietre miliari per farvi sapere a che punto siete, ci sono le indicazioni con i cartelli che vi indicano da questa parte c'è Rubolo, da questa parte c'è la capitale. È facile il viaggio. Io durante questo viaggio in silenzio, che mi godo tantissimo, mi prendo il tempo per pensare a se ci sono delle cose che rispetto al mio tempo sono cambiate, cioè sono diverse, e quindi ci sono, non so, convenzioni sociali particolari che non vanno infrante, cose che vanno non vanno dette, cose che vanno non vanno fatte. Cioè è come se io, con quello io Claudio, con quello che ho studiato di come erano le cose 300 anni fa, dicessi cazzo, ci dovrebbe vestire così, comportarsi così, eccetera eccetera. Sei sicuro che siano diverse? Sì. Però a meno che tu non faccia un tiro della Madonna, sai solo che sicuramente devi stare attento. Però ad esempio non sapresti dire se è meglio allungare la mano destra o la mano sinistra. Tira. Però, che tiro? Di intelligenza. Ok. Puro. Che sei intelligente. Più 5, 7. So che le cose sono diverse. Sai che sono diverse e che sicuramente erano... Non ho fatto fumble, perché altrimenti ero convinto perfettamente che le cose fossero così. Devi presentarti dicendo, cazzo sei uno stronzo. Esatto. No. Cazzo sei uno stronzo, piacere, io sono Teinal Sorna. Sì? Non sei Nicandro. Cazzo, sei uno stronzo. Piacere, sono Nicandro. Too late. Mi spiace. No, perché siamo nel passato. Sì? Too soon. Too soon. Giusto. Non hai idea di come ci si debba comportare. Devi stare attento e sicuramente saranno un filo più rigidi nelle interazioni sociali. Non so come. Di come sono nel tuo presente, però... Beh... C'è da andare con il piede molto fermo e molto piano. Di porco. Con i piedi porco, sì. Nel senso che non mi faccio vedere scassino e via. Va bene, niente. Dici quando arriviamo, se arriviamo. Arrivate a Rubolo, e Rubolo è effettivamente quella che può essere chiamata città. Non è un villaggio, non è nemmeno un villaggio un po' più grosso come quello dei nani. È una città prevalentemente umana. Ci sono altre razze, tipo alcuni elfi sicuramente, non vi sembra di vedere nani in questo momento, nemmeno orchi. E ci sono già i primi costrutti Warforged che pattugliano la città. Sono dei modelli molto arretrati rispetto al Ripul che avete conosciuto voi, e vi pare che siano più vicini a un golem che è un Warforged, però il come si muovono è già molto più umano di quanto si muoverebbe un golem, che è molto più rigido e legnoso. Beh, io mi faccio, tenendo un profilo basso e cercando di non dare nell'occhio, non fare niente di che possa attirare troppo l'attenzione su di me, in realtà giro come se fossi un passante qualsiasi per la città, e cerco i segni rivelatori che mi possono indicare la presenza di una cellula di informazione del crociato. Non lo so. Urcin. Urcin, non inquisitore? No, in questo caso Urcin, perché ti serve per andare a pescare... Saggezza e intelligenza? Saggezza. Ottimo. Andare a pescare i segni nascosti lungo i viali principali della città. 17. Giri un po' per le strade di Rubolo finché non arrivi davanti a quello che sembra un negozio chiuso per qualche giorno. Non è uno di quei negozi con le finestre sbarrate che non vengono usati da settimane. Ti sembra semplicemente che sia al momento chiuso. Però vedi che nell'angolo dello stipite della porta c'è un simbolo associato al crociato. Ok. Non è il simbolo del crociato. Certo, certo, è chiaro. È associato però al crociato. Io mentre ci avviciniamo a... Io seguo Teno, ovviamente. Mentre ci avviciniamo guardo i costrutti e cerco di individuare punti deboli nella loro struttura. Giusto. Con guardia del corpo. Intelligenza, saggezza? Per intelligenza. Ok. 7. Più 6, 13, più 3, 16. Sono
più deboli del golem che avete visto al villaggio. Ok. In quanto a robustezza e a forza fisica. Però ti rendi conto che sono molto più veloci e molto più agili nello spostarsi. Ok. I punti deboli quindi non sono nel attaccare con forza brutale finché non si spacca, ma nel aspettare il momento giusto in cui questi cercano di attaccarti e quindi abbassano la guardia. Ok, quindi è un contrattacco. Ok. Questo simbolo associato, di questo simbolo associato al crociato, cosa so? O meglio, tu mi hai detto, è possibile che io non conosca la parola giusta. Io quale parola o quali parole possibili conosco? Quindi, da quello che ne so, come meglio che mi presenti? E qual è il mio margine di sicurezza? 50-50? 20-80? 80-20? Diciamo che il tuo margine di sicurezza è più vicino all'80-20, cioè al 20-80. Quindi 20 sì, 80 no. Esatto, che al 50-50. Il fatto che sia ruboro probabilmente associa la fedeltà al crociato alla fedeltà alla famiglia locale, che è una famiglia ducale, in questo momento è una duchessa, la regnante. E quindi la cosa più probabile è che le parole, la parola d'ordine per farti riconoscere, siano per l'onore della duchessa. Ok. Che sono estremamente banali, ma i seguaci del crociato non si sono mai distinti per creatività, sì, quanto più per aderire alle regole in maniera ferrea. Un'ultima cosa. Guardo Chrissegrim, che ha delle rune, incide sopra. Una delle rune è assomiglia in qualche modo a questo simbolo o... No. Cazzo, ci ho provato. Vabbè, sarebbe stato bellissimo, ma non è così. Entro, dico, questo potrebbe essere il posto. Potremmo dover essere gentili, anzi, cercheremo di essere gentili all'inizio, poi potremmo non doverlo essere più. Tu muove cauto, qui noi siamo in leggera inferiorità numerica. Infatti. No, lì dentro potremmo non esserlo. Diciamo che ci comportiamo da amici fino a quando non ci cercano di cacciarci. Allora, quello che hai fatto tu con l'Alfing l'ultima volta lo possiamo fare anche con loro, secondo me. Perché comunque le informazioni probabilmente ce l'hanno, se non ce le vogliono dire. Il collo? No, metterlo in presa. No, fare interrogatorio come Dio comanda. Come me? Come Fitz comanda. Interessante peraltro che riusciamo a parlare di questa cosa, che io del tempo mi sta cominciando a confondere. Dovrebbe essere indietro, ma è comunque qui, è un casino. Entro. Prima bussi. No, perché entra. Quando metti la mano sulla maniglia ti rendi conto che da dentro è sbarrata, cioè la maniglia si abbassa, ma cos'è pizza? Dal villaggio in un'altra epoca, in un altro momento. Però vi arriva l'orecchio. Si apre lo spioncino. Per l'onore della duchessa, fratello, io sono Nicandro e... Tira quel dado da 10. C'è Nicandro dentro adesso. Fai più basso che puoi. Oh, come il mio! Fai più basso che puoi. Ti chiami come il mio. No, già, devi tirare tu. Se vuoi ti do il mio dado. Dai, proviamo, dai, proviamo. 10. Tieni. 3. Vedi? Buono. Clunk. Chiude lo spioncino. Io conto fino a 10. Sembra lo scimolo di Roger Rabbit, eh. Senti che solleva la senti che solleva la sbarra che tiene bloccata la porta. Apre la porta, dentro è completamente buio. Okay. E intanto passiamo ad Fico. Al e Fitz. Ma noi stiamo andando tranquilli, io sono spaccato. In realtà è perché dovrebbe aver saccheggiato una casa e abbiamo preso da mangiare e da bere. In realtà gli halfling. Oh, scusa, è colpa mia, non è colpa sua. Prego, dotto. Gli halfling vi portano parte delle cose che avevano abbandonato per... Come sembrano contenti di quello che abbiamo fatto? Sollevati, o... molto okay. Sollevati. Vabbè, infatti iniziano di nuovo a uscire per strada, iniziano a parlare. Questa mi sembra la cittadinanza. Anche quelli dei villaggi che amministro io si sentono sollevati.
Non nel senso che lo toccano per terra con tu non ci sei, io non sento questo. Sì, esatto, era quello che intendevo. Vi portano da mangiare, vi danno anche dato che avevano lasciate ti rubano il marsupio. Avevano portato dei preziosi al demone, ve li regalano per, come pagamento per ringraziarvi di aver... Anche perché devo 10 monete d'oro a Tain, quindi... Ma me lo dimentico, prossimamente. Io non te lo ricordo. E infatti... Ale, è così che ci si comporta di fronte a Dio, Dai, veramente, dov'è che sei stato, su? Dillo. In altri tempi, altri luoghi... Più tempi che luoghi. Cosa ti ricordi? Brutte cose, non te le racconto. Poi non ti faccio più dormire. Non è compito di un dio portare gli incubi ai suoi amici. A meno che non sia il dio degli incubi, non ci sono, scusa. No. Anche tu, Lina, non ci riesci lo stesso. Ma lui viaggia nel tempo. No? Ah, giusto. E comunque, sappilo, io ho anche un altro nome e non sono sicuro, però, quello devo ancora capirlo. Che sarebbe? È scritto in modo strano, non lo so leggere, dovrò impegnarmi. Fammi leggere, magari lo riesco a leggere io. Non lo so neanche scrivere. Ma come fai a non saperlo? L'avrà scritto qualcuno. Ti sembra il dio della scrittura? Sì, ma qualcuno l'avrà scritto se tu non lo sai leggere. Perché se tu non lo sai leggere e non lo sai neanche scrivere, non ne hai la più pallida idea di quale sia. Ti sembra il dio della memoria? Non ne hai la più pallida idea di quale sia. E bevo perché la situazione è molto triste. Ma considerando che adesso abbiamo uno brutto con l'imbecille. L'imbecille l'avete sempre avuto. Sì, ma non me l'ero mai accorto. Ma senti un po', ma io ho un dubbio. Dobbiamo cercare un drago, no? Diciamo di sì, io ormai quanto pare rimango fuori dalle scelte. Ma vedi, anche a te va bene trovare un drago, no? I draghi fanno curriculum. Sì, ma in realtà abbiamo una missione un po' più importante. Quale? E in questo momento tira un bel dado da 20 più intelligenza. Vai, fai il fumble. 10. 16. Se è solo più in. Ti viene in mente che potrebbe non essere così malaccio andare a cercare il drago per un particolare che prima ti era sfuggito della conversazione con il demone? Questo araldo si sta intrufolando sia alla corte dell'imperatore che dell'arcimago, che sono le due persone che hanno causato il cataclisma. Sì, ma per me non si può fermare il cataclisma. Però ti darebbe sicuramente delle informazioni su come risolvere il resto della vostra missione, perché è sicuramente una creatura che sa che cosa sta succedendo. E non che... ci basta uccidere dei nani, in teoria, per la nostra missione? Se vuoi portare a termine letteralmente la missione, sì. Okay. Però il fatto che il re dei nani sia coinvolto con questa storia del cataclisma, che questa creatura stia attivamente cercando di causare questa cosa, potrebbe darti degli insight sulle motivazioni e sui come e i perché. Magari non ti aiuta direttamente a risolverlo. Quindi cosa facciamo con questo drago alla fine? Ci parliamo, capiamo cosa sta facendo e lo uccidiamo. Ma è uno della triade? No, è un servitore della triade. Bello. Quello che fa il nostro gruppo è parlare, capire e uccidere. L'output del capire è sempre uccidere, a prescindere da cosa capisci, è bellissimo. Sì. Sono d'accordo, è quello che è successo. Boh, potrebbe essere pericoloso, ma a quanto pare non è che abbiamo tante altre scelte migliori. Ma nel passato ne uscirai sicuramente vivo. E questo purtroppo a quanto ho pensato è quello che ho pensato molto recentemente e non ne sono così certo. Ma sei vivo nel futuro, quindi vuol sì, dire che sei vivo. Ma ero anche vivo per tornare nel passato, cioè non vuol dire che noi ne usciamo. Io di sicuro. Non è detto. Sì, sì. Potresti aver cambiato cose. No, no. Visto gente. No, no. Con beato te che hai questa sicurezza. Sì, sì. Bellissimo, alfa terrorismo, perché a me dice il contrario di quel che ha detto. Per te è relativo, per me è prefissato, però devi rompere il cazzo a prescindere. Lo adoro, è bellissimo. Ma essendo un dio bonaccione io, non me ne fotto che un ti cazzo. Frega, certo. Scontento tu. Però a me non mi funziona più questo aggeggio e spezzo la pipa. Io ho solo un dubbio però. Cioè, Tain e Orcazzo... Come che si chiama? Che ti faccio un danno. Ti faccio un danno. No, non ho capito come si chiama. Doppio danno.
19, 28. Ti esplode la testa, sei morto. Basta. 28, 28 di difesa mentale? Sì. Ti faccio un danno. Robby, pace. Senti un fortissimo mal di testa. Ah, devo bere di più. Comunque, dicevo. Ma sono alcune parole che amplificano il mal di testa, Fizz. Tu dici? Mm. Come cavolo si chiama? Ma siamo così sicuri che loro siano in grado di trovare l'araldo? Beh, cena, finito il contratto, abbiamo fatto. Che te frega? Sì, ok, noi stiamo andando, però se arriviamo là e loro dicono non hai trovato niente, siamo in un'altra città. Lo cercheremo da qualche altra parte. Beh, non credo che te non trovi niente, piuttosto troverà qualcuno che non ha colpa e lo seguirà dannandogli resistenza. Capito, va bene, andiamo. Tu ce la fai a resistere in sella? Perché non dovrei? Non lo so. Guardo male. Sicuro, eh? Ti fa male. Il soprannome Halfling di Fizz è Marzullo. Voi vi perdete le occhiate e questo mi crea un grande dolore perché le occhiate aggiungono tantissimo a questi dialoghi silenziosi. Comunque, andiamo? Aspettiamo il passo. La cena è passata, l'orario è arrivato. Noi stiamo andando. Andiamo. Coppete. Anche voi vi avviate. Butto via la pipa. E per vostra fortuna voi siete entrambi in grado di vedere abbastanza volare, il buio. No. Di vedere abbastanza il buio da poter seguire la strada, che comunque è facile seguire perché appunto è una bella strada imperiale anche durante la notte. Ma anche perché io utilizzo le luci danzanti. Meglio ancora. Certo, credo. È strobo, un po' di... però. Ecco. Anzi, fai un tiro salvezza per il cavallo. Ah. Ok. Ogni tanto il cavallo si ferma, vomita un pochino e poi riparte, però. fai tu 8 ore. Sei di sicuro notte che il tuo cavallo stia bene? Il cavallo che vomita è... Sei sicuro che il tuo cavallo stia bene? È la terza volta che le luci strobo tutta la notte. Non so perché. Poverino. Magari sta male, non lo so, fagli un massaggio alla pancia o qualcosa. Ma fagli tu un massaggio alla pancia. Ma il tuo cavallo sta vomitando l'anima, ho visto anche un pezzo di qualcosa nell'ultima volta e del sangue. Cosa niente da mangiare? Ci sarebbe da chiedersi. Non lo so. Non è normale che un cazzo di cavallo prende, vomita 3 volte e poi continua dritto. Cammina dritto. Non mi sembra più di tanto. QB. No? In qualche modo il cavallo riesce comunque a resistere abbastanza da portarvi alle porte di Ruboro, che è effettivamente una città. Non è ricca e floreale come le città elfiche, è più vicina alla struttura della Grigia Accademia come tipo di architettura, okay. Molto più vecchia, però quel tipo di architettura molto umana, molto palazzoni imponenti e merli appuntiti. Non devono sempre compensare, disse l'halfling. Io non devo compensare. A meno che non fai scuba diving, per esempio. A quel punto sì. Sì? Ci sono. Scusa. I Warforged. Evita che mi rimetteste a parlare, perché altrimenti ci passava un altro quarto d'ora. Warforged che emettono luce dagli occhi, che stanno pattugliando. Ma andiamoci da qui, torniamo al villaggio, aspettiamo fino a domattina. Scherzo. Ma dai, andiamo. E... Beh, sembra abbastanza evoluti, ok? Sono un po' legnosi, però. È passata quasi tutta la giornata, quindi avete fatto quasi tutto un giorno di viaggio. Questa è la sera del giorno dopo. Non è notte, però è già sera. E vediamo che cosa è successo in questa mezza giornata a Teyne e Broxnar. Grazie di averci accolto. Io sono un inviato del crociato e sono alla ricerca di... In quel momento mi realizzo di non aver ascoltato molto bene. Mi volto verso Broxnar alla ricerca di... Senti a mezza giornata di distanza un facepalm. Non ho ascoltato. Araldo. Non in forma draconica.
Un eraldo dei tre, sì. Ah, la puntata si chiama proprio Halfling. Sì. Pessima puntata. Un eraldo dei tre. Pare che stia mettendo il naso nel conflitto fra l'imperatore e l'arcimago. E ci serve trovarlo. Il mio nome è Morobrar. Il mio nome è Nicandro, mi sono presentato ben prima di entrare. E non ho mai sentito questo nome nella cerchia del crociato. Questo è perché questo nome... Come è vestito lui? È in un'armatura di cuoio borchiata, okay, leggera. Ti sembra che non succeda tantissimo in questa zona, per cui sono comunque tenuti a tenere un certo tipo contegno. Però sono, si sono un po' lasciati andare rispetto a quello che hai in mente tu di come dovrebbe essere una... Oziosi! Infatti, come si dice, io faccio un mezzo passo avanti, mi si apre la cappa, si vede Chris Evin, che è una spada perfettamente lavorata, meravigliosa, con le rune, l'armatura tenuta perfettamente con ancora le macchie di sangue dell'ultimo combattimento, il mantello dell'inquisitore, e gli dico, questo perché... I nomi importanti della cerchia del crociato non sono per le orecchie di tutti. Mm-hmm. E che mi dici di quelli che hanno cose false addosso? Hai per caso cose false addosso? Io no. Ma tu evidentemente sì, e ne fai anche ostentazione. Come ben saprai, l'ostentare ricchezze false è mal visto dal crociato. Ma rovescio, pimp slap. Io pensavo direttamente a taglia lo testa. Schiaffo allora, del pappone. Io? Oltretutto è particolare la scelta della tua guardia del corpo. Questa non se ne vedono molte da queste parti. Questa non è una guardia del corpo. Io non ho bisogno. Ah, è un tuo schiavo. Io non ho bisogno né di schiavi né di guardia del corpo. Questo è un compagno di viaggio. Il mio consiglio... Si comporta come un nano. È giusto, ti dichiara sé? Un umano? Umano. Ok. Nano. Perché Claudio? Per plot point. È nano. Se ne rendono conto solo adesso perché è senza barba. Esatto. E sembrava solo un umano basso e tozzo. Esatto. Ma è chiaramente un nano. Io sposto la mano sull'ascia intanto. Ok. Queste non sono ricchezze ostentate. Questi sono trofei. Questa è un'armatura ben tenuta. Sai cos'altro non accetta il crociato oltre che le ricchezze ostentate? Il lassismo. Grazie. Voce nella testa, si gira la parola. Il lassismo e l'incuria. Gli indico, come si dice, gli indico l'armatura. Quella non è oliata. Questo posto non è ben tenuto. E voi evidentemente vi siete lasciati andare. Questo non è accettabile. Questo posto è tenuto perfettamente secondo i dettami della vera chiesa del crociato, non quella chiesa farlocca e ostentosa, ricca di solo di se stessa e del proprio nome. Sei di cui tu evidentemente fai parte. Siamo il fronte popolare giudaico. No. Il fronte popolare di Giudea. Carisma più erbolisteria. Più erbolisteria più di 20. Anzi, dimmelo tu che cazzo tiro, e due, porca puttana. E sono parole... Ma dimmi cosa vuoi fare, poi lui ti dice, esatto, se tirare o no, no? Il fatto è che devo sto interpretando, poi eventualmente tiro. La chiesa del crociato adesso è debole perché è divisa. Ed è divisa perché voi non accettate di scendere a patti con il resto della chiesa del crociato. Non ci perché sono... dovremmo essere noi a scendere al vostro livello quando voi potreste salire al nostro. Ascoltami, non c'è un noi e un voi. Io non faccio parte di nessun voi. Sono parole forti per qualcuno che ostenta un simbolo della nostra chiesa. Lo prendo per il collo. Sei un ribelle. Lo prendo per il collo. Adesso tiri, vedi? 17 e 10.
Dimmi se l'ho preso per il collo. Lo prendi, senti okay. che lo stai stringendo. Non lo stringo troppo. Lo prendo per il collo, lo alzo di 2 centimetri e gli dico: non è la vostra chiesa, non è la mia chiesa. Lo metto giù, tolgo la stretta, è la chiesa del crociato. A lui appartiene e queste che stiamo discutendo sono facezie. Ma è a noi che il crociato ha lasciato la sua reliquia, di cui tu ti sei appropriato in maniera così ignobile, ostentando un simbolo che non ti appartiene, di cui cerchi di fare ricchezza e che non apparterrà mai a voi. Io metto la mano su Chrysagrim. Ah, allora lo riconosci! Metto la mano su Chrysagrim, gli do altri 10, cioè gli do un altro di 10 punti ferita. Uno, gli do un altro di 10 punti ferita. 10 in tutto, oh, finalmente. Quindi poche parole, tu stai toccando la spada, facendo vedere che la puoi usare, e ti stai prosciugando piano esatto. piano. Mentre No. È diverso. No. Ci ha messo un attimo per capire dove volessi andare a parare. Però poi, no, non è quello che intendevo. Allora, io, mentre la nutro, si vedono appunto i miei capelli che diventano un attimino più bianchi, ok? Gli do la mia forza vitale, tanto so che appartiene a me, e gli dico, la sfodero, gliela metto davanti così. Ora, io sono pronto a scommettere che se la impugnerai, a differenza di me, che la sto tenendo senza assolutamente nessun problema, tu starai molto, molto, molto male. Se questa cosa capiterà, risponderai alle mie domande. Altrimenti, te la cederò. Non ho bisogno della tua spada. Vedi che allunga la mano dietro alla schiena? Sfodera una spada. Mm-hmm. Identica a Chrysagrim, perché potrei fare la stessa domanda. Lui come è messo fisicamente? È un ragazzo sui 25-26 anni. Chrysagrim in realtà no, Chrysagrim è la spada, quella tipo che danno a tutte le reclute. Vuol dire che l'ho fatta diventare io la spada figa che no, è. No, sono tutte così che parlano, sono tutte spade fighe che però le possono fare dozzina. Sai che bello. E le danno a tutte. Potrebbe essere la spada cantante di Roger Rabbit. Sì, esatto. Fly me to the moon. Esatto. No, ne devi rimettere Evangelion. No. comunque... Per quanto la sua armatura sia tenuta male secondo i tuoi standard, sì. È una persona atletica, pronta e difficilmente... No, magari non ti rompe il culo, però non è nemmeno da prendere sotto gamba. No, prima si è lasciato prendere per il collo. Raccontami cosa sai di quella e gli indico la sua spada. Cioè, faccio cenno verso la sua spada. Vedi che la mette davanti in maniera molto plateale, molto cavalleresca. Questa è la spada del crociato che lui in persona ha deciso di lasciare a Rulin il Terribile. Non... Mirja Sirk. No. È la spada. Ah, Chris è grimato. Mirja Sirk. Rulin. Sì. Okay. E questa spada ha deciso la sorte di migliaia, forse decine di migliaia, di peccatori e colpevoli. Leggi i miei occhi mentre ti parlo e vedi in loro la sincerità. Io vengo da un futuro lontano. In questo futuro sono alto inquisitore della città di Trachis. Sono l'unico che è stato capace di impugnare questa spada, Chrysagrim, la splendente, che è stata lasciata in eredità da Nicandro Niveo, uno dei più grandi servitori del crociato. Ho servito il crociato per anni in questo lontano futuro. Ora sono tornato nel passato per compiere una missione fondamentale per la fede del crociato. Ci siamo. Io sono convinto di essere Nicandro stesso e di aver portato Chrysagrim a me in un lontano passato. Ho viaggiato nel tempo per seguire il crociato e i suoi dettami. Vuoi veramente fare una questione di costumi? O vuoi collaborare con me? Più inquisitore ci sta.
No. Due però. Però oddio, 16, comunque ho fatto 16. Potrei dirti, boh, no, non posso dirti un cazzo, mi piacerebbe trovare un modo per ritirarlo, però non esiste, perché non il esiste. Gioco è fatto così. In ogni caso ho fatto 16. Sono belli punti allora, cazzo. Cioè, belli. Cioè, tipo questo l'avevo tirato con vantaggio, quindi 5 secondo me. Non penso proprio che qualcuno sia in grado di viaggiare nel tempo. Ma quella spada è incredibilmente uguale a questa. Persino troppo. Perché sia una coincidenza. Non credo che tu venga da dove dici di venire, ma sicuramente il crociato ha lasciato due di queste spade perché si trovassero. Forse c'è una speranza per finire questa diatriba che divide la chiesa del crociato. Inutile diatriba. Come ogni diatriba, c'è una sola legge che dovrebbe essere, quella del crociato. E su questo siamo d'accordo. Se qualcuno per cessare la diatriba... Fuori sentite un tuono. Ok. Se qualcuno... Triste che rimasto. Si vede che è l'orco. Mi ha riparato la pipa a distanza. Se qualcuno dovrà perire affinché questa diatriba si compia, si esaurisca, così sia. A me non interessa in quale parte questa cosa succeda, ma la chiesa del crociato non può continuare a essere indebolita da questa cosa. Di che mette la spada, la rinfila nel... Io la rinfodero. Nel fodero. Allunga la mano verso di te. La rinfodera la rinfila. Se anche tu sei un seguace del crociato, pelle verde, anche tu sei ben accetto nella casa di Morobra. Io lo guardo e ti dico... Cioè, io lo guardo come dirgli, facciamo la corta. Questa storia sembra incubo di inferno di orchi. Gente solo parla, mai combatte. A breve combatte, fidati. Abbiamo dei problemi pressanti in questo momento. Sì, ti ascolto. Il crociato ci ha lasciato un compito. Di riportare il senno nella mente dell'imperatore, plagiata da innumerevoli creature che cercano di ottenere il proprio profitto. Una in particolare è fastidiosamente presente alla sua corte. Forse voi ne potreste sapere qualcosa di più, considerata la quantità di barbe che vedo attaccata alla cintura di quest'orco. È esattamente alla ricerca. Questo intenditore l'ha riconosciuto, quell'ammasso informe di peluria. Cosa è che hanno tutte le trecce, sono tutte, okay. Poi finiscono in una cosa, una strappita orrenda, però. Però si vedono ancora le trecce. Non è guardia del corpo, non è schiavo. Lui è un cacciatore di nani. Allora sarà contento di sapere che la persona che dobbiamo uccidere appartiene a un clan dei nani. Apparteneva, che quel clan adesso non esisterà più. Tempo, spazio, non importa. Importa nani morti. Taruk è il nome di questo nano. Pure un nome orchesco. Dipende da dove metti l'accento, probabilmente. Ok, io vorrei provare a ricordare se nelle memorie del mio clan estinto si cita questo nome. Vai, come campione del tuo clan hai il diritto di sapere questa cosa. Su cosa tiro? Intelligenza. Ok. 10, 16, 18. Taro che è stato ucciso da un membro del suo clan che era conosciuto per avere i coglioni rottissimi, per qualche motivo arcano che nessuno conosce. Orcano. Si parla di Taruk nelle leggende del tuo clan come uno dei peggiori nani che gli orchi abbiano mai conosciuto, perché non solo era un nano, che già basterebbe essere odiato. Che clan strano che è il suo. No, è molto straightforward. Tu no? Sei nato, odi i nani. Ok. Da quello che ti ricordi delle leggende che si racconta, si dice che la sua pelle fosse squamosa come quella di un rettile, e che passasse più tempo
con gli umani che con quelli della propria razza, che pure lo odiavano. Era un nano talmente orribile che nessuna razza era in grado di andare d'accordo con lui, tranne gli umani. Il fatto che fosse squamosa la pelle viene raccontato che non fosse così alla nascita, ma che fossero state le sue azioni talmente depravate verso i clan degli orchi che Uruguk, il dio orco della vendetta, l'abbia maledetto in modo da renderlo riconoscibile a qualunque orco l'avesse incontrato per strada. Gli ha fatto venire la psoriasi, poverlo. È tipo la nemesi degli orchi. Mm-hmm. Questo è quello che si racconta nelle leggende del clan delle bambole di pezza. Ok. Beh, io condivido l'informazione con il clan delle bambole di pezza che il clan delle con te in Nicandro o delle pezze di bambola. Ehi, la madò. Io penso che noi possiamo farci qualcosa a riguardo di questa questione. Te l'ho detta in italiano orrendo, però va bene lo stesso. Ma in comune andava bene. Sì, in comune era perfetta, era un comune aulico. Hai qualche altra informazione da condividere con noi su questa cosa? Dove trovarlo, a dove partire, a chi chiedere? Sicuramente chi non ci basterà essere in tre. Ma noi o noi siamo in cinque o noi, escluso te, siamo in quattro. E fidati, siamo in quattro e sappiamo sollevare un bel po' di polvere. Prima di sollevare un po' di polvere, credo che dovremmo avvicinarci a questo Taruk. E per farlo non dovremo sfondare porte a calci o con l'ascia in mano, purtroppo. Potremmo fare domande. Il metodo migliore sarebbe... È veramente l'inferno. Non possiamo sfondare le porte e uccidere gente. Ah, mio Dio, no! E già sente, ha fatto tipo... Ha fatto... Dovremmo rispondere a fare domande. Lamento di Ciubecca. Dipende come le fai le domande, come le faccio io, divertentissimo. Sì. Prendi a prendere gente, vabbè, la scuoi. Tu puoi prendere le pinze roventi e castrare le persone. Esatto. Scusa. Non c'è rispetto per le asce. No. Dovremo entrare alla corte dell'imperatore. Guardo l'orco. Penso che si possa fare. Salve, io sono l'attendente nano dell'imperatore. Siamo arrivati! No, ma che era ancora un paio d'ore. Per amore... Siamo arrivati! Per amore del mio... Non ci sono. Per amore del mio compagno di viaggio. Un chilometro indietro. Quantomeno per gentilezza. Entrare nella corte dell'imperatore ha almeno un sottoinsieme di gambe spezzate che permettano a lui di ammazzare il tempo durante... Ammazzare solo il tempo. Effettivamente... No, uccide me! Esatto. La tua nemesi è il cappellaio matto. Magari c'è qualcuno da convincere, da interrogare, qualche oggetto da recuperare. Qualcosa. No, ma il vostro amico potrebbe essere molto utile, effettivamente. All'imperatore piace assistere ai combattimenti nell'arena. Questo potrebbe essere... Portare un combattente valido ed esotico come... questo spezzanani attirerà sicuramente la sua attenzione. Mi pare una buona tattica. Anzi, potrebbe essere un ottimo luogo dove incontrarlo direttamente nel suo... ambiente, certo. Esattamente. Io e una parte del mio gruppo abbiamo la cultura e le possibilità necessarie per presentarci come membri sia del clero che della nobiltà. Ma senti la mia voce in lontananza e dice: no, voglio fare il gladiatore. Il bardo gladiatore. Che dice come se si sai quanto fa scena? Bellissimo. Mentre il bardo in arena. Altri possono fare sicuramente, altri oltre a lui, possono fare sicuramente la loro figura. Allora potrebbe essere più semplice di quanto pensiamo. Dove sono i vostri compagni? A poca distanza da qui, staranno quasi per arrivare. Io, se tu sei d'accordo,
passerei la notte in modo, da qualche parte in modo da permettergli di arrivare e poi parlerei direttamente in loro presenza. Okay. Tu saresti il peggior gladiatore della storia, Manto. Perché? Mi arrivano 5 contro 1, Bzzot! 5 cenere. Esatto. Fatto, quindi, ora... Con la bucina stridula. Con nessuno fa che il tizio che stava per buttare tipo il fazzoletto per dare via lo sconto. Esatto. Mentre lui si era lì che faceva... E accumulava. Esatto, neanche chiuse le scommesse, già tutti morti. Infatti è soltanto 2 in gladiatore perché... Okay. Mi serviva troppo velocemente. Esatto. Lo sai fare il gladiatore perché sei sopravvissuto più volte, conosci però... un po' tutto, ma... Incrociamoci domani mattina alla taverna del giudice caduto. Bel nome, bello, bella scelta di parole, d'accordo. Grazie di aver ascoltato. Vedo che lo spirito inquisitorio del crociato alberga. Ti ho sentito parlare più volte di questa inquisizione, ma non ho idea di che cosa tu stia parlando. Ho delle idee da condividere con te, ti piacerà un sacco. Fidati. Avremo modo di parlarne nei prossimi giorni. Esco pensando che mi sta già simpatico questo qua. Ti ho detto che il crociato è un circle jerking incredibile che non finisce più, quindi... E vado a dormire aspettando loro, in realtà. Cioè, troviamo un posto. E come fate a fargli sapere dove siete? Eh? Non ci siamo messi d'accordo. Boh, li cercherò nella piazza principale. In realtà mi chiedo... Ah, sai cosa faccio? Di solito tu, dove chiedi di andare in termini di taverne, quando entriamo in una città, quella più figa, quella meno figa, tranquilli e silenziosi, o dipende dal mood, a volte anche casinisti e pulciari, quindi per conoscere. Se okay, noi aspettiamo le porte della città, se sono saranno già arrivare. Ah no, hai ragione, dai, ci può stare. Beh, noi potremmo arrivare tra 2 ore come tra 6, non ce ne frega un cazzo. Magari passa un nano. Esatto. Io faccio esercizio. Esatto. No, nel senso che bello che gli omini d'allenamento sono tutti alti 1 metro per voi. Esatto. Che è strano. Io faccio esercizio sul serio. Faccio i miei 100 fendenti di destra, 100 fendenti di sinistra. Se poi capita qualcosa in mezzo. Esatto. È come Blood Bowl, solo che al posto della palla usano i nani direttamente. Esatto. Noi quando arriviamo, in realtà io arrivo prima davanti a lui. Ti dicevo che c'erano i Warforged che stavano pattugliando le strade. Io sto 1 chilometro indietro a lui perché non ce la faccio più. E vedi in un angolo che sta sfasciando delle assi di legno e delle casse di roba. C'è Broxnar che si sta allenando. Broxa! Halfling. No, Halfling, Fix. O puoi chiamarmi Dio se vuoi. Meglio io non uso la parola Dio. No. 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 È un orco. È meglio io no. Okay. Se no confonde idee. Ah, ok. Fatto viaggio? Io non ci sono ancora. Ah, tu? Mi vedi tipo in lontananza che sto scendendo da una collina. Ah, ha le chiappe un po'... Dov'è Canterino? Canterino è indietro, gli si sono fatte le chiappe a sella. Quindi adesso cammina? A gambe larghe. Ah, lui muore quindi, durante il tragitto. No, sta arrivando, eh? Io non ho mai avuto a cavallo. Lui sta arrivando a piedi. No. Ma il tuo non è andato tanto veloce, visto che vomitava ogni 30 metri, quindi... non è allenato come noi. Il tuo cavallo. Come noi. Il tuo cavallo no, sta bene. Se muore io posso mangiare? Hai voglia. Posso mangiare anche se non muore? No, quello no. Va bene. Mi piace non dover camminare. Non sa dire i verbi, ma le congiunzioni perfette. Ma Ten invece... È una particolarità della lingua orchestra. Ten che fine ha fatto? Lui... Trovato... Sosia lui. Stessa spada. Robby coglioni. Poi messi accordo, noi... Entra a corte impero. Ok, e come? Chiedi a Ten... Troppa confusione. Dobbiamo rompere porte, spaccare culi. No, pensa io. Rompere porte, spaccare culi. Solo la seconda. Ok. Però spaccare culi con porte.
Io mi sollevo, io ero inginocchiato, mi sollevo dalle mie orazioni, gli dico. Sempre del Dio. Come ci fai inginocchiato? Sono in piedi adesso, è stato molto sintetico, funziona esattamente così. Ho trovato qualcuno che è interessato a sì. Va bene. È interessato esattamente come noi a raggiungere il E là! Contratto ciao. Completato, non è successo niente. Fantastico, molto bene. Abbiamo... Com'è andata? Bene, perché abbiamo trovato un aggancio per la missione principale, la nostra missione principale, non per questa... Il drago? No. I seguaci del drago che stanno influendo sull'imperatore. Il nano stronzo che dobbiamo uccidere entro qualche mese. Il re? Il re. Il nano? No, non è il re, in realtà si chiama... Allora non è quello che dobbiamo uccidere. Taruk. Taruk. Non è quello che dobbiamo uccidere. Beh, è qualcuno di vicino perché sta... Come si perché è un nano? No, perché sta sibilando all'orecchio dell'imperatore. Quindi sarà dalla parte del drago. Perché non dovevamo uccidere i tizi che si erano infiltrati per poterne scoprire di più. Lui nano squamoso. Lui può essere un drago. Vedi che a me. Cazzo, è vero, hai ragione. Non ci avevo pensato. Hai ragione. Io non lo so, sono stanco. Quindi vedi? E le due cose. Due nani con un'ascia. Da me era due piccioni come una fava, ma va bene lo stesso. Comunque sì, funziona. Cioè, andiamo a indagare prima di... Non iniziamo ad andare a uccidere gente così a caso. L'idea non è uccidere, l'idea è avvicinarsi alla corte fingendosi delle persone. Non deve essere facilissimo. Quindi io, in realtà abbiamo un aggancio. Quindi io, mentre Gladiano uccide, loro sì, uccide. Sì, Gladia, chi ha parlato di gladiare? Loro sono molto interessati a combattimenti di gladiatori. Ci sto. Con un gladiatore. Due. Ok, va bene, loro due, va benissimo. No. Noi due? Lo guardo male. Scusami, io so che veramente la corte elfica non ti sta particolarmente simpatica, ma non potresti essere meglio a giocare il ruolo di una persona di corte? No, quando facevamo l'addestramento io ero tra i migliori, anche perché riuscivo... Sì, a controllare la folla. Sì, ma il migliore dei... Non esiste modo migliore di battagliare se non con la musica. Non è vero, con l'ascia funziona meglio, cazzo. Ten, sì. Guardami, fallo combattere. Bene, due gladiatori e due... No, e uno, un... e un, giusto. E una Fizzo non sarebbe mai in grado di fare il gladiatore. Distruggerebbe qualsiasi cosa gli viene messa davanti in 6 secondi. Al... Gladiatore Rothgar. No, non è vero. Rosgar. Ed è l'orco che si ricorda i nomi, incredibile. Okay. Guarda che l'orco è intelligente. Sì, infatti si vede. C'ha 14 di intelligenza. Io ho 12, quindi funziona benissimo. Non più di me. Gladiatore Brosnar, gladiatore Al. Va benissimo. Useremo dei nomi finti. Cioè, sì, io voglio essere... decidiamo. Condivide battaglia con lui? No, siete nell'arena, magari devi combattere. Io voglio essere... Aspetta, devo scegliere un nome. Puoi combattere contro un tuo amico. Devo scegliere un nome. Giusto. Un nome. Sceglielo nella tua silenziosa interiorità. Quello che sto dicendo è, possiamo fare questa cosa. Domani ci troviamo in locanda con la persona che ci può dare l'aggancio. Se io vince, lui vince, noi affronta, io non puoi affrontare che ne pensi, amico. Che ne pensi come nome tipo la chiave di violenza? Io guardo la bambolina. Io guardo Rockstar e gli dico, ora ti farò un regalo. Per nome. Ora ti farò un regalo che ti aiuterà durante la battaglia nell'arena. È un regalo che pensavo non avrei mai ceduto a nessuno e che... mi sono procurato da un artigiano nanico il violenzellista elfico, da un artigiano elfico che aveva delle orecchie molto grandi quando ho conosciuto lui. Pensavo che non avrei mai ceduto a nessuno, ma penso che serva più a te che a me, e tiro fuori due tappi per le orecchie e te li do. Fanne buon uso. Non sono pillole da inghiottirle, le devi mettere sulle orecchie quando non vuoi più sentire nessuno di noi. Dovrebbero subito segnali io apprezzo. Prossimo nano scalpo tu. Grazie. No, chiave di violenza è più un ottimo nome per una mossa. Io mi metto i tappi e perché ecco questa cosa. E io non mi fico di dire, succedeva anche a me. Comincio a sfasciare tutto quello che ho. Vedi, sono perfetti per quel nome. Potremmo essere un duo. No, Alla, ti tiro la manica.
quando facevo gladiatore io, a volte per lo spettacolo, mi utilizzavano come zainetto. Mi mettevo dietro al gladiatore più grosso e davo una mano dalle spalle. Certo, così non suona bene. Ok, dove vuoi arrivare? Possiamo scendere assieme nella ma saremmo in tre? Tu sarei, vale per uno per le regole del tuono. Non credo per quelle delle arene civilizzate. Sono sicuro. Ho combattuto prova di conoscenza perché io non lo so, quindi lui potrebbe a volte ha avuto ragione. Io voglio sapere se stiamo facendo un 2 contro 2 e lui mi si attacca alla schiena, è ammesso in qualche luogo o solo nelle arene halfling. Oh, dai, si chiama Master Blaster, si può fare. 25 tipo. Nelle arene halfling sicuramente sì. In un qualsiasi altro posto ti prendono per il culo per un secolo. Se ci provi solo. Nelle arene orchestre viene ogni tanto fatto, ma sono degli schiavi che vengono usati più tipo massi da lanciare in faccia. Non credo sia una grande idea. Potremmo fare un trio. Allerta ai piedi di brio. Diventerà un duo. Potremmo essere un trio. Re. No, aspetta. Trio cane. Mi fa cro. Perché siamo in tema stasera, giusto? Safe. Scusa. Do re mi incazzo. Io giuro su ma hai detto che non cazzo mi salto. Mi incazzo. No. No, va bene, dai, facciamo che io e Tain andiamo a parlamentare e voi andate a picchiare, va bene? Senti, però ti devi conciare un po' meglio di così, eh. Dobbiamo trovare qualche vestito, qualche. Allora, comunque Tain, facciamo una bella cosa. Passa un tizio semi ubriaco che esce da una taverna che stava ascoltando le vostre cose sulla. Vai, sull'arena. Piccin, va bene. Io non vedo l'ora di vedere questo piccoletto nell'arena perché secondo me non dura più di 4 secondi. Pagherei per vederlo. No, è vero. Anzi, prendi, ti dà in mano una moneta d'oro. Vai all'arena e combatti. Grazie, signore. Allora, in realtà potrebbe avere ragione il nostro buon amico. Però sono gli altri. Prendono un breve tempo. E mi raccomando, un trio allerta e pieno di brio. No. E si allontana in un vicolo. Questo è super. Ho già la canzone adatta. No. Ok, trio pieno di brio. No, io parlamento. E io penso, io qui dentro ne penso. Mi ricordo quel tempo in cui Al riusciva a succhiare via tutta la gioia da qualsiasi cosa che facessi. E vedo l'orco che pensava di combattere l'arena e che già la vede come una rottura di cazzo infinita. E lo compatisco un po'. E un po' dentro di me penso, ma avrò cominciato ad ascoltare soltanto Chris Green per un motivo. Forse perché, non perché, ma il trio, trio brioso. E poi la canzone fa tipo così, fa. Noi siamo un trio, allerta e pieni di brio. Tu hai sui tappi ti stai salvando. Sì, io non sento. Però legge il labiale, un po' gli dà fastidio lo stesso. Intanto dirigiamoci in locanda, saremo stanchi, perché potremo locanda? Dormire. Poi possiamo tirare una perché rima domani, volendo. Domani dobbiamo parlare con questa persona che ci può dare il contatto. E non ci possiamo parlare ora? No, domani, perché io sono stanco, cazzo. Sei uno sfaticato. Non sono uno sfaticato, hai viaggiato 300 anni nel passato perché tu hai scorreggiato male. Quindi adesso dormiamo. Pensa quando scorreggio male. È il mio cazzo di contatto, lo vediamo domani mattina. Mi sono messo d'accordo domani mattina. Palle, va bene. Vuoi andare a bere? Vai a bere. Basta che domani mattina sei fresco e vigile. E quando mai non lo sono stato? È vero, sei molto affidabile da questo punto di vista. Allora, fai il cazzo che ti pare, io vado a dormire. Ah. E vado in locale a dormire. Va bene. Al giudice caduto. Al giudice caduto. Voi? Io lo seguo cercando di comporre la canzone del nostro trio. Io vado, mangio, vado a letto. Pago io per me. Io vedo che vanno via. E cazzo, pago io per tutti. Le monete funzionano. Beh, io intanto dormo. Poi se domani non funziona. Beh, l'ora è ora. Distruggiamo la locanda. Può bruciare una locanda e canon. Basta, nel senso, alla peggio. Broxar. Arriva già il nemico. Spacca. Ma tu mi sei amico, Broxar. Che culo, peraltro. E siamo qui in tre. E
E mentre andate alla taverna del io giudice canticchio Caduto, il motivetto con la canzoncina di sottofondo, si chiude l'undicesima puntata di Tredicesima Era. Secondo me Gianni si getta la Broxar, Broxar, arriva Gianni Mico. Io mi sto divertendo perché è complementare al mio personaggio. E poi la prossima volta Arena, yuhu, in cui Broxar darà il meglio di sé con i suoi grandi dadi. E comunque in arena adesso, a parte gli scherzi, non solo perché è il mio personaggio, ma è qualsiasi bardo tipo della Quinto anche qua che ha quell'abilità, l'abilità più potente e più scenografica di tutta l'arena è Vicious Mockery. È vero. Tu insulti uno davanti a tutta l'arena e gli esce il sangue dagli occhi. Cioè, hai vinto tutto. Quello che avete ascoltato era Fumble, abbiamo giocato a Tredicesima Era, settimana prossima giochiamo a Journey to Ragnarok, non giochiamo il venerdì ma giochiamo il giovedì, esatto, per chi ci ascolta in diretta, per tutti gli altri giochiamo quando lo stesso giorno che voi ci ascoltate. Ma le classi e le schede ce le danno loro già fatte o... Le schede le porteranno loro già fatte, anche per far vedere, perché hanno scritto una nuova classe e degli archetipi per ogni classe. Ok. Io sono indeciso, difatti poi in caso vorrei parlare di una delle voci, qualche voce nella testa, se fare uno scald o un PG abbastanza stupido e ignorante convinto di essere uno scald. Dipenderà anche dalle schede che ci portano. Esatto, probabile. Possiamo chiedere di perché, avere uno perché, scald, un perché sarebbe umano. Bello anche fare un personaggio convinto di essere uno scald perché suona fratturando le ossa dell'avversario. Ma in realtà... Ma diciamo che magari come tentativo lo cominci già a personalizzare dal... No, no, è personaggio di Flavor. Faccio il barbaro per dire, sì, ma lui è convinto di essere uno scald perché spacca le ossa e fanno un potrebbe essere un guerriero, come si chiama? Battlemaster? No, come si dice? Champion, quello col critico abbassato. Esatto. Stavo per dire, non ci crederete, ma so che invece ci crederete, ho già fatto la miniatura del mio barbaro. Ma fa il barbaro quindi? No, è il rune master, però essendo vichinghi sono tutti comunque dei barbari. E si chiamerà Unknown Ground, che vuol dire One Eye in norvegese. Ah... Io non ci ho ancora pensato, prenderò il personaggio e lo interpreterò. Anch'io, ma più che altro per così andare a sorpresa e andare anche un po' a braccio. Sì. Che non mi dispiace, anche perché comunque l'ambientazione vichinga è bella in generale. È bellissima. Assolutamente sì, loro l'hanno curata anche particolarmente perché hanno studiato. Il Rune Master è il mago, l'equivalente del mago? Il Rune Master è la classe nuova che hanno fatto. Esatto. Ok, ma... Comunque, essendo quinta, sarà accomunabile a una. Anche l'artificiere è una classe nuova, ma è accomunabile a... Beh, dipende, se fai una roba tipo Warlock non è accomunabile a niente. Beh, Warlock per me è molto più simile a uno stregone che a un guerriero. Beh, dipende, non è vero. Perché dipende... Rune Master è più simile a chierico o mago? È una via di mezzo. Ah, ok. E ci sono di mezzo le rune, effettivamente c'è da pescare le rune. No, perché cosa che io un comunque. Chierico, mica chierico vichingo, deve essere figo. Eh sì. Vabbè, lo vedremo settimana vedremo prossima. Settimana prossima, tanto avremo qua i creatori di Journey to Ragnarok e ci spaccheremo le ossa. Molto bene, molto bene. Yeah. Per Claudio adesso... sei pregato di fare un personaggio non contro di noi, grazie. Vabbè. È successo una volta sola, non è vero. Due. No, è successo una volta sola che non l'ha fatto contro di noi. E di fatto. No, non era con ospiti. Anche il licantropo non era contro di voi. È vero. Hai ragione, sì. I vampiri sì, e Krubal solo. Vampiri sì, fine. Krubal, tutti i tuoi NPC preferiti. Alla fine in qualche modo erano un po' contro di me. Però gli NPC gli NPC è il compito del master è mettere più ma quelli tuoi preferiti. È chiaro. Aggiungono qualcosa. No, i miei NPC preferiti c'è anche Rufus, però, Ricordiamo Rufus. E forse ancora di più Space Rufus. Però Rufus però, non era proprio un NPC, era più una trollata generica. Mary! Mary! Ah, Mary. Ah. Andate su fumblegdr.it / il cast per le miniature, / shop per comprare i gadget, QWERTY.it/ associati per diventare soci di QWERTY o per donarci dei soldi. Per tutto il resto andate su Facebook a lasciare dei like, a condividere il video e il post e su iTunes a lasciare delle recensioni e dei voti a 5 ossa spezzate a questo punto. Direi di sì. 5 arene! Anche coglioni spezzati.
5 tappe delle orecchie. 5 tappi nelle orecchie e ci limitiamo a questo. Al quintetto allegro e pieno di brio. Ecco. Fateci conoscere a tutti i vostri amici. 5 bestemmie dato stasera. Tutti i vostri amici che giocano di ruolo o anche che non giocano di ruolo ma che sono semplicemente interessati a passare 2 ore e mezza in compagnia di simpatici cazzoni. Esatto. Se passate da Milano fatecelo sapere che magari ci troviamo a bere una birra alla Forgia degli Eroi, perché le birre sono molto buone, ah, il sì. posto è bello e ci scappa magari anche una partita qualcosa. Yes. Se volete scriverci è fumblegdr su Twitter, fumblegdr@qwerty.it come mail. Fate sugli belli. Fumble now. Fumble. La settimana prossima. La settimana prossima.